Buongiorno telespettatori di Tele4, buona giornata e ben ritrovati a questa puntata di Sveglia Trieste. Anche oggi due ospiti come sempre, Virgilio Boasso, Giovani Democratici alle 8, dalle 8 alle 9 e poi invece Giorgio Cecco di Progetto FVG dalle 9 alle 10, entrambi in studio. Questa è la scaletta degli ospiti, poi la rassegna stampa che inizieremo adesso, che porteremo avanti fino alle 8. Di questa mattinata, andando a leggere il giornale Il Piccolo e anche altre notizie. Prima però andiamo direttamente sulla pagina meteo per l'aggiornamento nella giornata di oggi, domani e dopodomani. Oggi mercoledì 29 luglio, su pianure e costa poco nuvoloso con caldo afoso, sui monti cielo poco nuvoloso, variabile al mattino, mentre nel pomeriggio si avranno temporali sparsi, non è escluso che possano interessare anche qualche zona in pianura con minor probabilità, però la costa. Temperature minime tra i 22 e i 25 gradi, le massime tra i 29 e i 32 gradi. Il tempo per domani, giovedì 30 luglio, su pianura e costa cielo sereno, poco nuvoloso, con caldo però afoso. Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio possibili rovesci, temporali sparsi, non è escluso che possano interessare qualche zona in pianura. Sulla costa buorino al mattino e poi brezza, temperature minime tra i 24 e i 26 gradi, le massime tra i 30 e i 33 gradi. E poi il tempo per dopodomani, venerdì 31 luglio, prevalenza di cielo sereno, farà molto caldo, specie in pianura e di pomeriggio, possibile qualche temporale pomeridiano sulle zone montuose. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano locale Il Piccolo. Lavoratori romeni, serbi, ucraini in via vai dall'est senza controlli, furgoni, auto, carichi di persone e merci in arrivo dalle zone a rischio Covid. Poi è incognita sulle quarantene. Fanno la spola tra Romania, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Moldavia, Ucraina e Italia, passando e sostando a Trieste per poi dirigersi però verso Bologna, Milano e Firenze. Trasportano persone, in genere lavoratori come badanti, colf operai oppure sono parenti, ma anche cibo e vestiti. Sono i minibus che collegano di continuo il bel paese all'est europeo, ora attanagliato dalla pandemia, transitando senza alcun controllo, soprattutto attraverso i vari valichi minori del confine italo-sloveno. Questa è la situazione del via vai continuo dalle zone dei Balcani. E poi il capitolo acquamarina, un anno dopo a Campo Marzio, il tempo si è fermato, la rete metallica che delimita l'area della piscina terapeutica è già sfondata, così da settimane, come a suggellare il primo segno di un nuovo monumento al degrado e all'abbandono. Crollo dell'acquamarina quindi un anno dopo, era il 29 luglio 2019, quando Trieste aveva rischiato una strage lì a Campo Marzio. Il tempo sembra essersi fermato qualche giorno, da quel giorno nulla si è mosso. Infatti la situazione ancora così come la vediamo dalla fotografia. Il giallo in regione, l'archivio web della Giunta FVG sparito per mesi, poi però risuscita, cancellati 15 anni di notizie della giunta sul sito web, poi però vengono rimessi online. Esigenza nazionale, va avanti la vendita di fregate all'Egitto, così Il Piccolo a pagina 11 se ne parla chiaramente, ci si riferisce al caso Regeni. Critica il comune, flautista escluso dall'orchestra. L'orchestra filarmonica della città di Monfalcone domenica suonerà in piazza senza però il flautista. Il musicista Marco Destabile, eccolo nella foto, accusa la giunta comunale per la sua esclusione. Poi è stata presa, ecco anche la cronaca, presa la banda che rubava gli antitumorali agli ospedali, sgominata la gang che rubava questi farmaci e al maggiore se ne andò quella volta con 400.000 euro di merce. Vi ricorderete il maxi furto, poi dopo vedremo anche il nostro servizio in merito a questo. Andiamo in pausa pubblicitaria qualche istante, poi ritorniamo fra pochissimi minuti e continuiamo la nostra rassegna stampa. Adentriamoci all'interno delle pagine del quotidiano, una notizia della prima pagina, il via vai dalla Romania di badanti, colf e operai, l'incognita quarantena. Nonostante la stretta sugli spostamenti, continuano ad arrivare a Trieste pulmini che
che sfuggono ai controlli. Non è detto che i passeggeri rispettino l'isolamento, queste le foto, le formule, corse private con pochi posti o corriere fino alla settimana scorsa, vale a dire prima della stretta degli spostamenti della Romania decisa dal governo italiano, partivano quasi ogni giorno da Bucarest e dintorni pulmini privati, e questi sono quelli deputati alla situazione. La segnalazione di contagi ucraini, ci sono spostamenti regolari dal punto di vista del lavoro, vista la presenza del permesso di soggiorno, ma a volte l'irregolarità si manifesta nei comportamenti. Riccardo Riccardi, vice governatore e assessore alla salute, ha dovuto contare un paio di casi di badanti ucraini rientrati in Friuli Venezia Giulia senza rispettare l'obbligatoria quarantena, qualche giorno dopo le prese con sintomi Covid e tampone positivo. Un problema che riguarda tutto il paese, osserva il vicepresidente, ma che si aggiunge in una situazione già preoccupante sul fronte dell'immigrazione clandestina, un traffico irregolare che può produrre contagi, tanto da imporre di affrontare i problemi non più per diverse posizioni sull'accoglienza, ma sulla sorveglianza sanitaria che ci espone molto anche per l'organizzazione degli isolamenti. Nessun dubbio che si debba presidiare maggiormente il confine, quindi nonostante la stretta sugli spostamenti continuano questi via vai, auto e minivan, tra l'altro dalla Serbia, in barba ai divieti antivirus, scatta la stretta ai controlli, task force coordinata dalla questura con i carabinieri, esercito e agenti in supporto da Padova per monitorare retrovalico e area urbana del capoluogo. Sono state denunciate finora 14 persone. Questa è la situazione nei Balcani che, insomma, arrivano in continuazione persone sia per lavoro che per altri motivi. A bordo delle vetture da 9 posti viaggiavano lavoratori, ma anche merci destinate a negozi di generi alimentari. A differenza di chi sale sui mezzi privati, chi sceglie vettori ufficiali deve compilare poi dei moduli di autocertificazione. E poi chi da Bucarest entra in Italia dovrebbe segnalare alle autorità l'indirizzo e la motivazione, soprattutto della trasferta, quindi della spola. Tra la Romania e l'Italia, passano per Trieste, si dirigono a Bologna, a Firenze, al ritorno si dirigono di nuovo a Bucarest e nelle regioni confinanti. Trasportano persone, trasportano badanti, operai, colf, ma anche cibo e vestiti. Tutti questi sono dei minibus con 9 posti ciascuno che collegano l'Italia con le sponde del Danubio e del Mar Nero. Un servizio un tempo praticamente quotidiano, parallelo a quello offerto dai pullman di linea e che prosegue anche oggi, nonostante le restrizioni imposte dall'allarme Covid nei paesi dell'est. Certo, le corse sono meno frequenti, assicurano gli esponenti della comunità romena di Trieste, ma continuano comunque a varcare i confini italiani, il più delle volte entrando attraverso valichi minori, come quelli per esempio di Basovizza o anche di Monrupino, sfuggendo quindi ai radar ufficiali. Ma noi andiamo invece sulla notizia dei furti ai farmaci oncologici e relativi arresti, che è andata in onda nel telegiornale di ieri sera. È stata sgominata quella banda che poi l'anno scorso, vi ricorderete, riuscì a sottrarre farmaci oncologici per circa 400.000 euro. Rivediamo. Sì, è un crimine particolarmente odioso e quindi al netto del fatto che dobbiamo perseguire qualunque forma di reato in maniera decisa, in questo caso c'erano delle motivazioni particolari per essere incisivi nell'attività investigativa. Fa un danno incredibile perché oltre a danneggiare gravemente il Servizio Sanitario Nazionale, danneggia anche il malato, il soggetto debole, perché non vi è più la disponibilità immediata del farmaco. Quindi questo può anche compromettere le aspettative di vita di un malato. Era il 12 febbraio dell'anno scorso quando l'ospedale maggiore di Trieste subì il furto di un ingente quantitativo di farmaci oncologici per un valore di quasi 400.000 euro. Dopo lunghe e complesse indagini di polizia e carabinieri, coordinate dal procuratore della Repubblica Federico Frezza, sono stati arrestati a Napoli e Melito 4 pregiudicati campani, 3 uomini e una donna fra i 39 e i 64 anni, ritenuti responsabili di questo e di numerosi altri furti in tutta Italia. Il traffico di farmaci aveva dimensioni internazionali. L'indagine della Procura della Repubblica di Trieste, complessa e partita da pochi fotogrammi delle telecamere di sorveglianza, si è incrociata con quella di Cremona, dove è stata scoperta una centrale di ricettazione di farmaci gestita da cittadini egiziani che acquistavano l'area furtiva e la spedivano nel paese africano, in Turchia e in Francia. I medicinali sarebbero stati rivenduti a un decimo del loro valore. I guadagni sono
irrisori rispetto al danno notevole, ingente, parliamo qui in questo caso di 400.000 euro circa. Possiamo dire che questa città ha una infrastruttura di sicurezza, se posso definirla così, che ha consentito agli investigatori di fare poi questa attività alla Pollicino ed arrivare fino alla soluzione del caso. Tre esecutori arrivati a Trieste a bordo di una Fiat Punto, mentre uno di essi attendeva in auto, sono entrati nella farmacia dell'ospedale Maggiore e, coperti con passamontagna, hanno portato via 291 confezioni di farmaci oncologici. I tre hanno poi fatto tappa a Moggio Udinese, nell'abitazione di un conoscente risultato ignaro, dove hanno lasciato la sacca con gli attrezzi da scasso. Altri accertamenti sono in corso per verificare se la banda abbia messo a segno altri furti di farmaci avvenuti nella città di Trieste. Beh, per completezza, già che ci siamo, dovremmo anche avere le interviste, cioè dei responsabili dei reparti operativi dei carabinieri della Polizia di Trieste, che sono stati coordinati dal sostituto procuratore Frezza, hanno condotto le indagini, vediamo. Cominciamo subito alla ricerca di telecamere in zona per vedere se troviamo spunti per gli approfondimenti, e così di fatto è. Analizziamo tutte le telecamere nei pressi dell'ospedale, analizziamo le telecamere che ci sono in ingresso e in uscita dell'autostrada e pensiamo di trovare una macchina che sia quella utilizzata per il furto, macchina che viene registrata a Trieste anche la settimana precedente e qualche giorno prima ancora. Quindi è evidente che chi ha fatto il furto è venuto con piena consapevolezza dei luoghi, poiché ha fatto uno o più sopralluoghi. Da lì poi cominciamo anche a effettuare una importante e massiva analisi dei tabulati di cella. Tutte le telefonate che sono transitate in quell'ambito. Effettivamente è stata un'indagine complessa, perché, come si diceva, siamo partiti da elementi scarsissimi. Diciamo che andare a ritroso, quindi a diciamo così, dipanare questa matassa, ci siamo incrociati con i colleghi di Cremona, che ci hanno aperto sostanzialmente gli occhi su un'organizzazione ben più vasta a livello internazionale, perché i soggetti che ricettavano questi farmaci sono soggetti appartenenti all'area egiziana, che provvedevano tramite container a spedirli in Egitto, in Turchia e anche in Francia. Quindi il giro effettivamente è di livello internazionale. Così la situazione. Il giallo dell'archivio web di Giunta, sparito per mesi e poi resuscitato, cancellati da marzo 15 anni di notizie. ARC scarica la colpa su Insiel, che a sorpresa ieri riattiva il servizio. Riccardo Illi che costruisce, battezza Friula Holding, Renzo Tondo e Riccardo Riccardi con poteri commissariali in A4, Serracchiani che taglia l'indennità, cancelli i vitalizi, riforma la sanità della regione, storiche pagine di Palazzo cancellati in pieno lockdown e non più visibili in una delle selezioni più popolari del portale istituzionale. Le notizie della Giunta, tutto sparito da marzo fino a ieri, giorno in cui Insiel, che aveva deciso di alleggerire il sito per questioni tecniche, ha ricevuto l'ordine di rimettere l'archivio in linea e ha provveduto in un paio d'ore a respingere sospetti di un'operazione censoria di una damnatio memoria in salsa leghista. Niente di tutto questo, assicura Demetrio Filippo Damiani, togliere le notizie dei precedenti governi non è stata iniziativa né nostra né tantomeno autorizzata da noi, chiarisce il direttore di ARC, Agenzia Regione Cronache. Non c'era motivo di distrarre le due persone incaricate di aggiornare il sito con le informazioni utili al cittadino e di impegnarle in attività non rilevanti ai fini della comunicazione istituzionale, come quelle di filtro, scrematura o selezione. Quindi arriva la smentita. Il dibattito sulla manovra da 30 milioni, l'assestamento sbarca in consiglio, incentivi alle aziende che assumono, una prima risposta all'imminente crisi occupazionale dovuta alla pandemia è costituita dal pacchetto di emendamenti dell'assestamento di bilancio estivo, la cui discussione in Consiglio regionale è stata inaugurata ieri. Oltre alla già annunciata manovra da circa 30 milioni di euro, che andrà soprattutto in misura a sostegno del lavoro, della scuola e delle famiglie, la Giunta intende presentare interventi aggiuntivi in ambito specifico volti a rilanciare l'economia e supportare la comunità nella fase di ripresa post-Covid. E andiamo a vedere tra l'altro il servizio sull'assestamento di bilancio del Friuli Venezia Giulia del nostro Umberto Bosazzi, vediamo.
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato oggi a maggioranza la variazione compensativa al proprio bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022. Si tratta del primo atto di una 3 giorni dedicata alla discussione e alla votazione dell'assestamento del bilancio della Regione, sempre per gli anni 2020-2022, assieme al documento di economia e finanza regionale. I lavori odierni sono stati aperti da un momento di raccoglimento in memoria dell'ex consigliere regionale Giulio Magrini, che giovedì verrà commemorato dall'Aula in forma ufficiale. La variazione al bilancio del Consiglio, sottoposta all'esame da parte dell'Ufficio di Presidenza, ha ravvisato l'opportunità di provvedere, in concomitanza con l'avvio dei lavori di installazione del nuovo sistema integrato multimediale per la gestione delle sedute consigliari, alla sostituzione delle poltrone presenti nell'emiciclo per una spesa di 50.000 euro. Prendendo atto che lo stanziamento 2021 del capitolo dedicato a mobili e arredi, 15.000 euro, non presentava la necessaria disponibilità, sono state perciò individuate, tra le dotazioni di programmi diversi, le poste da cui prelevare quanto necessario, ovvero 10.000 euro dal capitolo attività conoscitive delle commissioni consigliari e 25.000 euro dal capitolo incarichi di studio, ricerca e consulenza. Questa è la situazione. A proposito di Consiglio regionale, la Corte dei Conti intende vederci chiaro sui rimborsi ai consiglieri regionali durante il periodo di lockdown, in tal senso già interessato la Segreteria Generale della Regione. Questo quindi il prossimo servizio, se ce l'abbiamo ovviamente, sulla Corte dei Conti, che indaga appunto sui rimborsi dei consiglieri. Intanto andiamo anche sull'aggiornamento della morte di Stefano, le indagini sui 3 ganci della copertura, stiamo sulla tragedia di Gorizia ovviamente, bisogna capire se erano fissati o solo appoggiati, sicuri gli altri pozzi della città, lunedì l'audizione dell'amico di giochi che forse avrebbe visto tutto, i 3 ganci metallici che sorreggevano la lista suddetta di copertura del pozzo sarebbero stati solo appoggiati e non fissati alla struttura in pietra del parco di Villa Colonini Cronberg. È l'ipotesi emersa nella prima fase delle indagini preliminari condotte dal team di investigatori coordinate dal PM Ilaria Iozzi per dare luce alla catena di eventi che ha portato alla morte di Stefano, appurato grazie all'autopsia di lunedì, che il ragazzo non è salito in piedi sulla copertura metallica. Ora si apre la fondamentale fase delle perizie sui materiali e l'incidente probatorio con il compagno poi si svolgerà lunedì alla ex corte d'assise. Brevemente altra cronaca, poi vediamo il servizio. Tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia verso un accordo sui terreni di confine, rubano un orologio poi da 40.000 euro, arrestati 2 rumeni, sono padre e figlio, 53 e 20 anni, che poi sono stati fermati. Molto bene, andiamo a vedere il servizio che citavamo prima sulla Corte dei Conti, che indaga sui rimborsi in periodo di lockdown ai consiglieri regionali, vediamo. La Procura regionale della Corte dei Conti ha avviato un'istruttoria per verificare se vi sia un danno erariale sul versamento ai consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia dei rimborsi forfettari per le trasferte anche nel periodo del lockdown, quando essi lavoravano senza muoversi da casa. Gli accertamenti riguardano i mesi di marzo e aprile. La procuratrice regionale Tiziana Spedicato ha chiesto informazioni alla Segreteria Generale della Regione. Mi rifaccio alla valutazione che già su tempo il Presidente del Consiglio Zanin aveva fatto in merito a questi, alla correttezza di imputazione di questi fondi. Poi, voglio dire, sarà la Corte dei Conti a valutare, a giudicare la correttezza o meno di un comportamento. È chiaro che questo vale, se passa questo principio, questo vale per tutte le indennità forfettarie che sono legate ai rimborsi spese per chi sta nelle istituzioni, dal parlamentare al consigliere regionale di qualsiasi regione e quant'altro. Il regolamento sugli stipendi dei membri dell'Assemblea prevede un rimborso forfettario mensile per i viaggi verso Trieste, 3.500 euro per i consiglieri delle province di Udine e Pordenone, 2.500 per quelli di Trieste e Gorizia. Per i 2 mesi sotto indagine, le somme ipoteticamente non dovute ammonterebbero a 155.000 euro.
Questo è il servizio di Umberto Bosazzi. Sto cercando una notizia che volevo leggere già prima, ma se no la vediamo fra pochissimo. Intanto andiamo avanti anche con la pagina economica. Consumi in decisa ripresa dopo il crollo di maggio a giugno in regione. Il calo si è fermato al 19,1%, meno 43,8% il mese precedente. Insofferenza d'abbigliamento, meno 45%, seguito dalla ristorazione, meno 44,4%. I livelli pre-Covid sono ancora lontani. Ma i segnali che arrivano dal fronte dei consumi, che è in atto un'indubbia accelerazione dopo il crollo registrato nelle settimane lockdown, c'è il segnale di ripresa. Secondo la notifica mensile di Confimprese e Dei, la performance di giugno 2020 è stata del 19,1%, inferiore a quanto registrato 12 mesi prima, contro il 43,8% di maggio. Lo scenario in regione è migliore della media nazionale, che a giugno ha registrato una flessione su base annua del 27%, anche in questo caso in forte ripresa dopo il meno 54% di maggio. In Friuli Venezia Giulia le cose vanno meglio anche del vicino Veneto, che a giugno segna un calo dei consumi nell'ordine del 26,7% nel confronto annuale. In tutti i casi si tratta di bruschi cali che evidenziano come la fine del blocco non abbia spinto le famiglie a tornare alle vecchie abitudini sul fronte dei consumi. In molti casi abbiamo ancora la paura, quindi, che i contagi e di contagi di altre tasche vuote a seguito dello scoppio della crisi economica. Da segnalare un balzo degli acquisti online, poi, che tra aprile e giugno segnano un più addirittura 135 per cento. Disponibili 11 video lezioni di educazione finanziaria sul sito di Poste Italiane. Sono online sul sito delle Poste 11 video lezioni di educazione finanziaria che sono a disposizione di tutti coloro che vogliono aumentare le proprie competenze, visti anche i tempi che viviamo. Credo che siamo in collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per gli aggiornamenti sul traffico e sulla situazione in città. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, prego. La situazione al momento è tranquilla e anche la notte non ha creato problemi. Per quanto riguarda la giornata odierna e anche le prossime giornate, perché i lavori saranno lunghi, segnalo dei lavori a Cegas nella zona di San Luigi. E più precisamente, la via di Chiarino è chiusa ogni giorno fino alle 17 tra la via Resman e la via Livaditi. E poi viene garantito tramite l'utilizzo di una piastra il transito dopo le 17. E siccome ci sono anche dei lavori sulla Buonarroti per uno scavo gas via degli Archi, Buonarroti è stata resa a doppio senso tra la via Resman e la via Vignola. Raccomandiamo quindi la massima attenzione a chi utilizza queste zone perché è stata modificata la viabilità. Altro per il momento non avrei da aggiungere. Va bene, grazie all'ispettore Monica De Mola, buona giornata, buon lavoro, grazie. Grazie anche a voi. Torniamo sulla notizia che abbiamo letto all'inizio di rassegna stampa, cioè l'acqua marina. Tonnellate di detriti, vetri infranti, la piscina ferita a un anno dal crollo. Il 29 luglio scorso la copertura dell'acqua marina si accartocciava su se stessa. Dopo tanto tempo nulla è cambiato. La struttura di Campo Marzio non è stata ancora dissequestrata e resterà così almeno fino alla fine dell'anno. La rete metallica, quindi, che delimita l'area, oggi è sfondata. Qualcuno, forse i vandali, l'hanno abbattuta. E così da settimane, come a suggellare il primo segno di un nuovo monumento al degrado e all'abbandono. Acqua Marina un anno dopo, 29 luglio del 2019, un anno fa, un lunedì, quando la città aveva rischiato una vera e propria strage. Molti ricorderanno quel giorno, due boati, il polverone bianco che si alza da Molo Fratelli Bandiera, le sirene delle ambulanze, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Sono le 3 del pomeriggio, i primi soccorritori si rendono subito conto della caduta, è crollato l'intero tetto che sovrasta la piscina terapeutica. Si teme il dramma perché quel posto ogni giorno è frequentato da decine di persone. Per fortuna, come si scoprirà subito nei minuti successivi, non c'erano vittime e feriti. Un miracolo davvero, frutto di un caso. È lunedì, ma la piscina è chiusa dal sabato precedente per lavori di manutenzione sul tetto, proprio la parte collassata. I due operai della ditta Veneto incaricati dell'intervento riescono
riescono a mettersi in salvo fuggendo non appena si accorgono che la copertura inizia a piegarsi su se stessa. Così la ragazza del bar interno, i fisioterapisti e alcuni pazienti che si trovano in un'ala accanto alla piscina scappano tutti in tempo. Dentro restano macerie, tonnellate di detriti riversate sulla vasca sottostante, 500 metri quadrati di cemento, oltre alla cupola centrale di vetro e di metallo. Questa è la situazione che sostanzialmente abbiamo ripercorso assieme di quello che era successo l'anno scorso, e adesso insomma potrebbe rimanere in questo stato con il sequestro ancora in atto fino alla fine dell'anno. Andiamo a vedere, preparando il servizio che riguarda la polemica tra Bini e la Savino, che hanno avuto questo botta risposta sui casi del Gay Pride. Prima ci fu l'attacco di Bini, poi insomma è arrivata la risposta della parlamentare Savino. Vediamo che è successo. Chiedo a tutte le donne di far valere il loro diritto ad essere cittadine prima dei loro capelli tinti e della loro età, perché se non lo facciamo non stupiamoci della violenza che continueremo a subire non solo con le parole da parte di chi pensa da prevaricatore. Si chiude in questo modo una nota molto dura con la quale Sandra Savino, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, risponde ad un post che stamattina il DJ Alex Bini, fra i più accesi attivisti della comunità LGTB triestina, aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook dopo aver preso visione, ad un anno di distanza, di un'intervista in cui la Savino esprimeva la propria opinione contraria in merito al Gay Pride. Mi fa schifo. Addirittura? Sì, sì, mi fa schifo, bisognerebbe vietarlo. Mi fa schifo. Vietarlo? Sì, sì, a me fa proprio schifo. Nel post poi modificato grammaticalmente nell'incipit, politica cessa con la posizione riferita alla politica in generale e non ad un esponente politico particolare, Bini attacca la Savino da un punto di vista inizialmente politico. Questa è la ideologica che avete votato, ma anche, piuttosto inequivocabilmente, come persona. Brutta, bionda, finta, ignorante, squallida, triste, provoca orrore. Per Bini, scrive dunque la Savino, non sono un cittadino che possa esprimere democraticamente un parere, anche negativo, fortemente negativo, su una manifestazione che è lontana dalla mia cultura e dalla mia etica, perché sono vecchia, brutta e con i capelli tinti, perché, continua la nota, sono donna. Quindi l'affondo. Quello che ha scritto Alex Bini, scrive la Savino, non va contro di me, va contro tutte le donne, va contro tutta la comunità LGBT, perché nega il diritto di parola a chi è diverso, sorvolando sul diritto inalienabile di ognuno di noi ad essere diverso, anche se parte di una comunità vasta, come nel mio caso è quella femminile. Andiamo in pausa pubblicitaria qualche istante, poi torniamo con altre notizie e anche con altri articoli del giornale Servizia, fra poco. Molto bene, rieccoci di nuovo assieme a Sveglia Trieste, ma c'è una telefonata in attesa, può essere, sentiamo. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, prego. Buongiorno, io volevo solo un commento da parte vostra, non so se qualche politico o qualcuno può aiutarci. Ieri ho visto un video che rappresentava l'inaugurazione della masseria di Bruno Vespa in Puglia, non so se ne avete parlato, se siete al corrente. No, non ho visto la masseria allora, di Bruno Vespa. Erano presenti il governatore della Puglia Emiliano, Zaia, che non so cosa c'entra, ma comunque tutti possono andare le inaugurazioni che vogliono, Albano che è della zona, graduati, non so se erano generali, colonnelli, non siamo riusciti a distinguere, il cardinale che benediva, eccetera, Brindisi, assembramento senza mascherine. L'unico che aveva la mascherina era il povero disgraziato di cameriere che serviva, che girava in mezzo a sta gente qua. Allora, se guardate su Facebook lo trovate, basta mettere inaugurazione azienda agricola Bruno Vespa. Un commento perché, insomma,
fa tutto abbastanza, non dico parolacce, pena. Certo, certo, ma... Pena. Volevo un commento vostro, perché mi ha fatto girare parecchio a me e penso tutti quelli che l'hanno visto. Sì, beh, diciamo che non... Beh, intanto grazie e buongiorno. Beh, sì. Grazie a voi, buongiorno. Siamo d'accordo che sarebbe il caso di mantenere ordinata la situazione con tutti i crismi, quindi tenere le mascherine, tenere le distanze, ma adesso lo dico e non lo dico, non lo vedo da fare quasi da parte di nessuno, sinceramente. Nel senso che non sto giustificando una Vespa, anzi, semplicemente io esco per strada e vedo la gente che fa quello che vuole, sostanzialmente, o meglio, sì, si comportano bene quando sono costretti. Adesso c'è la multa di 533 euro se non porti la mascherina in autobus, voglio vedere se non te la metti. Però poi giri l'angolo appena non c'è un controllo, non so, cioè la gente può fare quello che vuole obiettivamente, può andare in casa degli amici, può incontrare gente, può organizzare aperitivi, cene, ristoranti, e tu cosa fai? Vai lì in mezzo e ti metti a dividere le persone. Sì, ha ragione il telespettatore, la realtà dei fatti però è quella che vediamo con i nostri occhi, secondo me. Allora, questo lancio, per lanciare comunque il giusto messaggio, è una critica la mia, chiaramente. Sto dicendo che ha ragione il telespettatore, sto dicendo che sì, io lo faccio, bisogna mantenere le distanze, bisogna indossare le mascherine quando si entra nei posti e quando si sta in mezzo alle persone, non lo vedo fare in tanti casi. Allora, dovrebbe esserci, no, anzi, andiamo a ripercorrere un attimo... Torniamo sull'acqua marina, sulla piscina acquamarina, perché sono già state raccolte, noi ne avevamo parlato già l'altro ieri. Nella raccolta firme è arrivato circa quota 2700 le firme per restituirla alla città, dagli sportivi ai politici. Ha ormai toccato quota 2700 il numero di firme raccolte per chiedere al comune il ripristino della piscina terapeutica. La campagna è partita il 23 luglio, proseguirà fino a fine agosto. Il banchetto è posizionato in piazza della Borsa. Dalle 2700 firme, 1373 sono state quelle raccolte online. Tra i firmatari figure anche note il ministro Stefano Patuanelli, il consigliere regionale Francesco Russo, l'imprenditore Enrico Summer e la campionessa di nuoto paralimpico Giorgia Marchi. Quindi insomma tante persone che stanno cercando di appoggiare con una raccolta firme e di velocizzare insomma sostanzialmente le procedure. Impianto in Porto Vecchio di Piazza promette velocità, prima risposta in agosto. Per il futuro della struttura il sindaco punta su una nuova costruzione dell'edificio 133, ma non esclude nemmeno il recupero dell'attuale. Sì, dopo la telefonata vedremo anche il servizio a questo punto, quello sul magazzino 26 e sull'avanzamento proprio dei lavori. Andiamo al telefono, pronto? Sono la signora Boico Vallì. Pronto? Mi sente? Sì, buonasera. Buongiorno. 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 C'è un sole fuori. Allora, senta. Non sappiamo più che ore sono ormai. Lo so, signora. Siete chiusi lì dentro voi. Comunque fuori è bellissimo, è un caldo anche. Io le finestre tutte chiuse, mannaggia. Ecco, però avete l'aria condizionata, dai, non vi potete lamentare. State freschi, vero? Stiamo bene, abbiamo anche areggiato con le finestre. Con le giacche, poveretti, vi vedo vestiti, esatto. Deve esserci l'aria condizionata. Allora, senta, io volevo intervenire sul caso di Bini e della Savino. Ah, sì. Allora, io adesso conosco anche il signor Bini, non tanto bene, ma lo conosco. Allora, lo trovo troppo polemico, anche perché non tutti la pensiamo come lui e deve rispettare, anche se qualcuno non la pensa come lui, questa è democrazia. Poi le sue parole sono state talmente forti che io da donna mi sento offesa, è vecchia, è tinta, insomma mi sa che trascende certe volte. Io l'ho trovato molto esagerato in questa sua, insomma in queste sue esternazioni, certe volte esagera, certe volte sono d'accordo, ma questa volta no. Ecco, da donna mi sento offesa pure io, visto quello che ha detto alla signora Savino, e anzi sono con la signora Savino. Completamente d'accordo.
Ecco, volevo dire la mia. Ha fatto bene, grazie per la sua opinione, va bene, grazie. Buon lavoro. Grazie e buona giornata a lei, buona giornata. Sì, poi sono questioni che fanno inevitabilmente discutere, ci mancherebbe. Andiamo a vedere, per favore, il servizio, quello sui lavori, il magazzino 26, lavori in Porto Vecchio, se ce l'abbiamo. C'è stato anche un botta e risposta con la polemica sullo stato dei lavori in Porto Vecchio tra il consigliere regionale Russo, candidato sindaco in pectore del PD praticamente, e l'attuale primo cittadino di piazza, è di fatto partita la campagna elettorale di proiezione 2021 oggi, anzi ieri, è stato l'attuale sindaco, nel corso di un sopralluogo ai lavori del magazzino 26 a contrattaccare. Sentiamo. Alle persone che lavorano in comune, che sono tutte arrabbiate perché c'è qualcuno che ha delle fantasie, non so, forse fuma qualcosa di strano, perché quello che è stato scritto l'altro giorno veramente è ignobile. E dopo sentire che non abbiamo idee, che non abbiamo visioni, ripeto, io non ho mai fumato un spinello, chi ha tutte quelle visioni che ho letto probabilmente fuma qualcosa di strano. La campagna elettorale è ufficialmente partita e dopo le bordate di Russo a mezzo stampa sul presunto immobilismo e mancanza di visione sul Porto Vecchio dell'amministrazione di centrodestra, ecco la risposta del sindaco di piazza. Assieme all'assessore regionale Roberti e ai fidi Rossi e Lodi passi a rassegni i lavori in corso al magazzino 26, dalla porzione al piano terra e primo piano che ospiterà l'immaginario scientifico al secondo piano dove traslocheranno le masserizie degli esuli attualmente ospitate al magazzino 18, al terzo dove sarà dislocato temporaneamente il Museo del Mare, si attendono infatti i finanziamenti MIBACT per il nuovo grande Museo del Mare che occuperà l'intera metà sud del fabbricato, in attesa anche del Museo di Storia Naturale che ritraslocherà in futuro nella stessa sede lasciando quella di Via dei Tomins. Sono stati illustrati i due lotti di lavori in corso, quello da 2 milioni e 100 mila euro con fondi regionali per i primi due piani e quello da 1 milione per i due sovrastanti, finanziato con i fondi dell'amministrazione comunale. I lavori sono partiti post-Covid e abbiamo deciso di dividerli in due fasi, un lavoro da 2 milioni di euro e con una fase che vedrà la sua fine il 29 di agosto, in modo tale da permettere quindi di entrare all'immaginario scientifico subito, dopo il 29 agosto, e per poi proseguire i lavori successivamente alle giornate di ESO. In attesa di vedere la futura veste del magazzino 26, il più grande dell'antico scalo asburgico, con 50 milioni di finanziamento ad hoc, l'assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha spiegato anche la ratio del probabile spostamento di uffici regionali nell'area. Come Regione Friuli Venezia Giulia, palazzi sparsi un po' in tutta la città, molto spesso palazzi che sono molto vecchi, che hanno bisogno di manutenzioni importantissime, però che col tempo, che magari il pubblico spesso non può supportare, ma magari un privato in un palazzo in pieno centro, in un palazzo storico, avrebbe voglia di investirci per rimetterlo a nuovo. E spostare, anche se magari dovesse andare in porto anche quell'alternativa, poter dire ho spostato dei dipendenti, migliaia di dipendenti in Porto Vecchio, vuol dire anche là dargli uno stimolo importante per farlo crescere. Bene, torniamo sul nostro quotidiano. Allora, il maxi furno antitumorale maggiore in celle e quattro ricettatori internazionali, via, questo abbiamo già visto il nostro servizio. Mamma e figlia soccorse su un gommone dalla Guardia di Finanza. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha soccorso una bambina e la madre a bordo del gommone che imbarcava acqua al largo di Miramare. Il guardiacoste appartenente al reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Trieste, si legge in una nota, durante una crociera d'istituto in prossimità dell'area della riserva marina del castello di Miramare ha avvistato due persone a bordo di un gommone che navigava lentamente con evidenti difficoltà di manovra. Le hanno soccorse mamma e figlia. Poi la turista caduta a Santa Croce, una squadra del nucleo di soccorso subacqueo acquatico dei vigili del fuoco e il personale nautico del Porto Vecchio sono intervenuti al porticciolo di Santa Croce per soccorrere una turista di 52 anni di Busto Arsizio che era caduta e aveva battuto la testa. La donna è stata poi portata a Cattinara. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Scusi tanto la mia ignoranza, sì. Però vedo che sempre più spesso vengono adoperati dei titoli, delle terminologie in inglese, no? Sì. Come il lavoro a casa, eccetera, eccetera, no? Sì. Ma non si potrebbe essere un po' più italiani
e far capire anche alla gente, perché non credo che la lingua italiana all'estero viene adoperata molto, no? No, va bene che la parte del leone la fa l'inglese, no? Certo. Però a un certo momento adoperarlo proprio come pane quotidiano mi sembra un po' eccessivo, no? Ci potrebbero molti titoli, cosa dire lavoro a casa, no? Cioè, credo che non sia tanto difficile, anche perché non vedevo una scolarizzazione così alta da che lo capissi tutti quanti, no? La mia era semplicemente così un modo per dire che buongiorno e la ringrazio per la sua gentilezza. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. Sì, beh, è vero, chiaramente poi nel tempo si sono modificate sempre di più queste cose, le nuove generazioni parlano in slang, quindi obiettivamente le parole straniere sono sempre più nei nostri vocabolari, questo anche grazie alla globalizzazione che ci fa parlare anche in base a quello che vediamo nei film, nelle serie TV, soprattutto i giovani. Quindi mi dispiace per il signore, ma dal suo punto di vista andrà sempre peggio, secondo me. Cioè modificheremo sempre di più la nostra lingua, tanto da farne un misto su tantissimi termini, come già effettivamente lo è, certo. D'altro canto, globalizzazione e scambi frequenti a livello culturale hanno favorito questo. Anche a me piacerebbe che la lingua italiana mantenesse di più la propria forma dove possibile. E poi mi rendo conto però che chiaramente il mondo cambia. Azioni di guerra simulate, corsi a delle unità cinofile negli spazi dell'ex macello, la struttura in disuso nel territorio di Aquilinia, intesa raggiunta dal comune e le due associazioni che a fronte del comodato d'uso gratuito assicureranno la pulizia e la vigilanza sull'area. Andiamo avanti, rimanendo sempre all'interno del quotidiano Il Piccolo. Al Trenucci, ecco la rotatoria antincendi, ieri in inaugurazione Fedriga, in sicurezza uno dei due punti più pericolosi della nostra viabilità. Pallotta poi ha ricordato anche le vittime, era perfettamente agibile già da qualche giorno, da ieri, in virtù dell'inaugurazione alla quale ha presenziato fra gli altri il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, anche la rotatoria Trenucci di Sistiana è entrata ufficialmente nel novero di quelle realizzate dal Friuli Venezia Giulia Strade, un'opera importante che va a sostituire l'incrocio a più uscite, uno fra i punti più pericolosi dell'intera regione, teatro di un considerevole numero di incidenti, ha ricordato Fedriga. Per realizzarla il Friuli Venezia Giulia Strade ha impiegato un anno, rispettando il cronoprogramma, ha ricordato Luca Vittori, direttore delle opere nuove di FVG Strade. La rotatoria, che presenta il sistema alla francese, garantisce meglio di qualsiasi altra soluzione una corretta circolazione, riducendo al minimo il rischio di chi la attraversa. Il Monte d'Oro Shopping si rialza dopo lo stop, il centro commerciale di Aquilinia nel mese di giugno, affari e clienti superiori alle aspettative, l'incertezza poi legata ai saldi, il cambio di data ci penalizza. Al Monte d'Oro Shopping Center c'è soddisfazione rispetto alla ripresa degli affari dopo lo stop legato al lockdown, nonostante l'incertezza dovuta alla potenziale recrudescenza dell'emergenza dopo mesi di chiusura, e per il centro commerciale mugesano è stata dura perché privato della clientela non solo d'oltre confine ma anche triestina. Quindi via con la riapertura dei confini con la Slovenia e la Croazia, si intravista poi la luce in fondo al tunnel, ed è certamente una buona notizia, in quanto è bene ricordare il centro dà lavoro a 460 persone, senza considerare l'indotto. Scontro tra scooter, due feriti gravi con il traffico in tilt, questo è successo sulla strada costiera, la collisione ieri alle 16.30 all'altezza delle ginestre. Per consentire i soccorsi è stato necessario bloccare il transito in entrambi i sensi per l'incidente che è avvenuto. Andiamo a vedere anche il servizio, l'ultimo servizio del nostro telegiornale di ieri, Approdi a Miramare, il servizio di Marco Stabile che rivediamo, poi ancora pochissimo di rassegna stampa, poi sapete che c'è l'incontro col primo ospite.
serate. Da giovedì a sabato, tre serate del Festival a Prodi, proprio qui alle nostre spalle, no, nel piazzale antistante il castello di Miramare. Due spettacoli a serata. Assolutamente, colgo proprio l'occasione di ringraziare pubblicamente la dottoressa Adelina Contessa, senza la quale probabilmente a Prodi non sarebbe potuto essere possibile, viste le restrizioni del Covid. Quindi questo è un evento fatto in collaborazione con il Museo Storico di Miramare e con il MIBACT. A Prodi in realtà, nella sua specificità, sarebbe un festival itinerante ed nasce proprio con l'intento di in qualche modo far riscoprire, conoscere le bellezze architettoniche e paesaggistiche della nostra città, che sono innumerevoli. Abbiamo una capienza di 80 persone, quindi insomma non è ridottissima, ma ovviamente noi diciamo che è meglio prenotare, poi i biglietti saranno disponibili anche in loco, ma noi suggeriamo di scrivere alla mail info @prodifestival.it e di segnalare il proprio nome e il proprio cognome. Partiamo da giovedì, proprio del primo spettacolo. Allora, il primo spettacolo è uno spettacolo molto particolare, che io ho molto voluto, ed è uno spettacolo che viene da oltre confine. Sono degli artisti internazionali, vengono da Lubiana e fanno parte del gruppo Anna Monroe, del festival Anna Desetnica, che è un festival che veramente invito i telespettatori a seguire. Un festival che ha ormai 20 anni ed un festival di strada che si svolge a Lubiana d'estate, e la prima parte si è appena svolta nel mese di luglio, all'inizio di luglio, e questo è un gruppo che consta di attori cantanti. L'incipit è un gruppo di coristi che si presenta davanti al pubblico per fare la propria esibizione, ma succedono tutta una serie di cose che sono delle cose da slapstick comedy, delle cose da vaudeville, insomma delle cose un po' impreviste. Nella seconda parte avremo invece un omaggio alla più grande cantante lirica che il mondo ha conosciuto, che è Maria Callas, che verrà raccontata da Cristina Bonadei, che è una bravissima giornalista e anche un'amica, che assieme a Massimo Tomasini e l'associazione Adelinquere, che organizza l'aperitivo con l'arte, assieme racconteranno, anche attraverso filmati e fotografie, la vita sia umana che artistica di questa, in qualche modo, sfortunata artista, perché insomma, grande, certo, grande interprete, grande artista, ma una vita anche abbastanza sfortunata. Questo è il racconto. Allora, leggiamo anche una mail. Ieri mattina, mentre attraversavo la strada sulle righe pedonali davanti all'ingresso principale dell'ospedale Maggiore, giungeva un'autovettura strombazzando con il clacson. Mi sono chiesta perché, allora ho capito, le righe di attraversamento sono pressoché scomparse. E ce lo scrive Bruna, alla quale rispondiamo che c'è la segnaletica orizzontale in procinto di essere fatta un po' in tutta la città con le ridipinture, infatti. Se notate, ci sono tantissime zone rimesse a nuovo, penso che questione di poco arriverà anche lì, insomma, però giustamente se si può dare una spintarella lo faremo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, mi scusi, io vorrei soltanto un'informazione. Sì, prego. Io non vivo a Trieste, mia madre ha una badante bulgara che adesso è in Bulgaria. Lei mi ha telefonato richiedendo se vale un test che fa fuori anche per Trieste e cosa deve fare praticamente. Beh, bisogna sottoporsi test da fuori, cioè in un altro paese? Sì, sì, lei sta in Bulgaria ultimamente. Sì, sì, è una situazione abbastanza difficile adesso, perché comunque bisogna rispettare l'autoisolamento, la quarantena. Diciamo che bisognerebbe informarsi, innanzitutto la documentazione del test che la porti sempre con sé, verificare se anche le autorità italiane non decidano poi di ripetere tale test e consigliare comunque... Sì, ma lei è disposta a ripetere, ma solo che non abbia problemi nelle frontiere che deve attraversare, ecco, questo è... Beh, guardi, purtroppo in questo momento non saprei cosa risponderle, facile che possa avere problemi, cioè viviamo in un momento particolarmente difficile nei Balcani, quindi potrebbe rimanere in coda per tanto tempo, potrebbe avere difficoltà a passare da un confine all'altro per via dei controlli, potrebbe dover stare anche oltre 24 ore ferma in macchina a un confine,
Dipende, in Croazia ci sono code che durano chilometri e chilometri, sì, e non ti fa. Questo lo so anche lei perché è informata, ci tiene informata, ecco, in questo. Però lei mi pare che entra su per l'Austria, lì è il problema. È evidente, sì, è una situazione davvero particolare, non saprei cosa. Io dovrei chiedere un'informazione. Prego. Chi dovrei chiedere un'informazione? Dovrebbe informarsi con le varie autorità, provi a chiamare anche quelle che sentiamo normalmente per qualsiasi emergenza, provi a chiamare i vari numeri, il 112, provi a informarsi, cioè poi passando per altri stati è difficile, sì, se poi mi dice che addirittura deve passare regole, facendo il capisco. Giro per l'Austria. Insomma, non saprei, è proprio necessario muoversi? Sì, perché io non abito a Trieste, sono venuta a darle il cambio perché io abito, sono la figlia, ma abito fuori Trieste e lei dovrebbe rientrare la prossima settimana, per questo mi capisce che mi trovo un po' anch'io. Sì, ma non, scusate, siete insieme con un'agenzia, siete con qualcuno a cui potete chiedere, non so, qualcuno che non regola. So, lei è andata fuori per conto suo, non so come, non so, lei si è arrangiata per andare fuori, non so, mi ha chiesto se lei facendo il test fuori può essere valevole anche qui in Italia, ecco questo. Glielo diranno alla frontiera, lei dica di tenere il documento del test con sé e alla frontiera verificheranno i Va documenti bene, ufficiali. Grazie, buongiorno, buon proseguimento. Grazie a lei, buongiorno. Allora, altre mail che arrivano sempre per quanto riguarda la questione Alex Bini e Savino, un'altra persona che dice mi sento offesa come donna per le volgarità che sono state dette, ho seguito per anni Bini, l'ho sempre trovato bravo e simpatico, con risata contagiosa, condivido il pensiero della Savino, non ho nulla contro i gay, li rispetto assolutamente, ma il gay pride lo trovo un'altra cosa, pura volgarità, Bini critica Tujak e si comporta però allo stesso modo offendendo sul personale chi non la pensa come lui, così la nostra telespettatrice. Allora andiamo a vedere a questo punto, 1,5 milioni dell'ultimo assestamento per la regione riqualifica la zona archeologica, i cosiddetti la zona archeologica dei dinosauri a Duino Risin. Il sindaco Pallotta ieri spera di realizzare in loco proprio un museo e ce l'ha raccontato proprio in trasmissione, sentiamo. C'è un problema anche lì ventennale, forse anche trentennale, insomma c'è questa lente fossilifera che ha un giacimento, sono già stati ritrovati due dinosauri, un terzo è stato insomma è ancora da tirare fuori, però insomma ci vogliono dei fondi per riqualificare l'intera zona, ha bisogno di un'importante riqualificazione perché altrimenti è difficile richiamare i turisti, ci vuole un po' di veramente di rimetterla a posto, di creare un polo attrattivo, noi abbiamo l'idea di fare per esempio anche un museo del dinosauro e magari associato alla visita del museo si potrebbe creare la possibilità di visitare gli scavi all'aperto proprio presso il giacimento, sarebbe molto bello, a me piacerebbe che Duino Risina avesse un brand che fosse quello del dinosauro e che richiami fuori dall'autostrada i turisti che passano a visitare il sito paleontologico. Ecco, certo. Adesso siamo sulla buona strada, speriamo che in aula passi e ringrazio ancora la Regione per questo perché veramente ci consentirà. Di quanti soldi parliamo? Di, che... di 1,5 milioni. Un milione e mezzo di euro, sì, insomma. Sì, sono tanti, anche se ho visto quanto costano le opere pubbliche, adesso stiamo lavorando anche sulla caserma di Borgo San Mauro, la ex caserma della Polizia, e ci vogliono 800.000 euro per rimetterla a posto, che è una cifra che non avrei mai pensato, ma purtroppo quando si toccano cose vecchie che da anni sono ferme bisogna veramente investire parecchio denaro.
Allora, manca, siamo praticamente, ecco, lo vedo già il servizio, siamo praticamente alla fine della prima parte, però interessa anche a me. Volevo vedere il servizio sulle, torniamo a parlare di quella storica giornata, no, del 1985, in cui il Palasport di Chiarbola ha ospitato il mito del basket Michael Jordan. Abbiamo riprodotto un altro servizio dopo il primo dell'altro ieri, anche ieri sera. Quella sera, tra l'altro, Tele4 trasmise la partita e a fare la cronaca c'era Giovanni Marzini. Rivediamo. Guardate cosa fa Jordan, vola ad altezze incredibili. Giovanni, tu eri a bordo campo nel 1985 a fare quella telecronaca e hai visto quel tabellone andare in frantumi. Cosa ricordi? Innanzitutto mi sento fortunato perché le schegge sono arrivate a mezzo metro dalla nostra postazione mentre hanno centrato il povero Lopez rovinandogli un tendine. Ma fu un impatto incredibile, poi una sosta di oltre 45 minuti per cambiare il tabellone, ma soprattutto diciamo che abbiamo poi perso gran parte dello show, perché dopo quella schiacciata Michael Jordan, non esistevano ancora il ferro snodabile del tabellone, non fece più alcuna schiacciata, non si fidò, andava mezzo metro oltre il ferro, però poi appoggiava la palla guardandosi bene dal toccare l'anello. È stata anche una giornata particolare in cui Jordan ha chiesto di giocare a golf e poi è stato in uno dei ristoranti più famosi di Trieste. È stato al mattino a Venezia, in un delizioso posto, in una calle all'aperto, e poi chiese nel pomeriggio, visto che la partita era programmata alle 20:30, di poter fare le sue 18 buche, dopo il basket c'era il golf nelle sue passioni, e poi lo portammo a Trieste e poi in un ristorante sulla riva fino alle 3 del mattino a raccontare aneddoti di una carriera che doveva ancora iniziare ma che già prometteva tantissimo. Resta la considerazione da fare della facilità con la quale Stefanelli riuscì ad organizzare quel blitz. Pensate oggi cosa dovrebbe fare l'Allianz per fare un'esibizione con LeBron James. Ci vorrebbero contratti e clausole che quella volta, quando il basket era ancora sì importante ma forse pionieristico, si potevano aggirare. A proposito di grandi, altri grandi hanno calcato quel parquet storico. Ma indubbiamente Michael Jordan, e poi anche se non da giocatore ma da bimbo che aspettava il papà che finisse di fare la doccia, l'immortale Kobe Bryant, e dico immortale perché l'abbiamo perso veramente troppo presto. E poi, pensandoci bene, una riflessione che facevo proprio nella giornata di ieri, anche Drazen Petrovic, che pochi lo sanno forse, ma fu ad un passo dall'essere ingaggiato dalla Stefanel di Bogdan Tanevic, perché Bogdan l'aveva portato, Bosch l'aveva portato in nazionale e c'era già un accordo con la famiglia. Poi invece malauguratamente retrocedemmo in Serie B nello spareggio di Bologna, Drazen andò a Madrid e pochi anni dopo, come sappiamo, perse la vita in un incidente stradale. Quindi il parquet di Chiarbola va tutelato come vera Hall of Fame del basket triestino. Tornando a quelle famose scarpe, tu hai scritto che Zarotti le chiese ma non gli furono regalate. Qualcuno dice che c'è un altro giocatore che ce l'ha, ma non vogliamo rovinare un'asta di questo tipo. Ma io penso che Jordan girasse con più di un paio di scarpe in giro per l'Europa, quindi è probabile. Io ho un ricordo che qualcuno gliele chiese e probabilmente forse Jordan gliele diede. Ci saranno altre scarpe usate probabilmente quel giorno nell'asta di Christie. Questo è il racconto di quella giornata del 1985. Molto bene, siamo pronti per andare in pausa pubblicitaria. Fra poco l'incontro con l'ospite. State con noi, con le vostre mail e con le vostre telefonate. Ben ritrovati a Sveglia Trieste col segretario dei Giovani Democratici Virgilio Boasso, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie per essere con noi. Dunque, partiamo dalle questioni cittadine, dai, come sempre. Partiamo dal Porto Vecchio, questo c'è entusiasmo da parte sicuramente della giunta comunale, ma poi anche per capire cosa farne, no, di questi spazi incredibili. Vabbè, adesso c'è ESOF, quindi vedremo. Ma dopo ESOF, gli investimenti, si parla anche di renderla una zona abitabile. Che ne pensi? Ma allora, innanzitutto, grazie dell'invito, buongiorno ai telespettatori.
Allora, parlando di Porto Vecchio, secondo me Porto Vecchio, anzi nel senso secondo me, quasi oggettivamente direi che è un'occasione irripetibile, un'occasione più unica che rara, anche perché, come dire, questo insieme al fatto, no, della questione del Porto Franco, tutte queste questioni qui, come dire, è una zona unica solo in Italia, quasi al mondo, in Europa, come dire, è veramente un'occasione unica che può e deve rappresentare, almeno per come la vedo io, per come la vedo una certa parte della politica, un volano anche per la ripresa, no, della città, dell'economia e anche dell'attrattività di Trieste, anche banalmente a livello demografico, no? Si parla del fatto che se gestito bene potrebbe tirare qualcosa come 20.000 nuovi triestini, quindi qualcosa come il 10% della popolazione di una città che, come dire, è in calo demografico da anni se non da decenni. E purtroppo sono passati qualcosa come 4-5 anni, no, dal momento che è stato sdemanializzato il Porto Vecchio, no, che per anni era un terreno, come dire, bloccato, no, chi l'ha usato. E non sono state sfruttate grandi occasioni, non mi sembra che manchi purtroppo una visuale strategica, una visione strategica, come dire, non si sa bene dove si vuole andare e come si vuole arrivare, no? E quindi questo è il dramma, no? Che, insomma, come leggevo negli altri giorni gli interventi di Francesco Russo sul Piccolo, è un, come dire, sembra che ci siano tanti progetti spezzatino, no? Sembra questo terreno in cui buttare case senza tener conto del fatto che Trieste è pieno di alloggi sfitti. Sembra un posto dove buttare, non so, la futura piscina sostitutiva di dell'acqua marina che è passato oggi un anno dal crollo, e dove buttare centri congressi, uffici, insomma. Questo com'è? C'è una scatola da riempire. Esatto, dico. Esatto, questa scatola magica dove ogni volta che fa comodo, boom, buttiamo in Porto Vecchio. Cioè, come dire, questo tipo di approccio com'è degradante del luogo, cioè, dello spazio che può e deve rappresentare un vero e proprio volano di attrattività. Bisogna pensare a una grande progettualità, un progetto coerente, complesso, da portare avanti da qua a 4, 10, 5, 10 anni, insomma, tutti gli anni, è una visione a lungo termine, cercare di propriamente renderlo un punto unico in Italia, in Europa, nel mondo, no? A livello di sostenibilità si parlava di renderlo un luogo a zero emissioni, no? Con solamente un passaggio di mezzi elettrici, verdi, o con tante attività produttive innovative, no? Qualcosa come start-up o anche altre cose, no? Comunque, insomma, ci sono tante proposte in questo senso, però quello che è il contesto, insomma, penso sia anche una partita da giocare alle prossime comunali, è anche il fatto di essere coerenti e portare una progettualità seria e complessa e non, come dire, trasformarlo il ripostiglio di Trieste, ecco. Ok, dopo poi sulle questioni comunali, anche sulle elezioni che ci avvicinano, poi ne parliamo. Certo. Andiamo al telefono, pronto? 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 Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Ecco, buongiorno, sono Luisa. Buongiorno, Luisa. Buongiorno. E adesso sarà terremoto. Terremoto. La mi ascolti? Se l'ascolti? Sto ascoltando. Bisogna. Io non posso neanche parlare, nervoso. E il signor deve domandare scusa alla Savino. Ah. Perché è impossibile quel non dico quella parolaccia, offendere la signora Savino. Se come qualcuno offende la sua mamma, perché la una certa età. C'è una brutta vergogna. Mi non posso credere una roba del... Ognuno può dire quel che vuole, ma non può offendere in quel modo. Mi tengo per la Savino, tegnerò fino alla morte per la Savino. Noi siamo donne di una volta, donne in gamba, che non possiamo ascoltare queste parole. Anche questi che c'è, gay, non offendo, ma gay, no, cori che facci quel pride, quelle cose là, perché fa quelle cose se loro vuole i suoi diritti? Va bene, è chiaro Luisa, non addentriamoci troppo in un argomento che potrebbe essere deleterio. Grazie, buongiorno. Sedere quel che vuol. No, pensavo di aver detto chissà cosa, fuori. No, allora facciamo chiarezza, poi... cosa è successo? Allora, diciamo che il signor Luisa si riferiva alle parole pesanti che Alex Bini ha detto all'onorevole Savino quando la Savino
prima di ricevere quelle frasi pesanti, ha detto, cito testualmente, perché poi giusto per far capire anche a tutti, il gay pride mi fa schifo. So, dopo che ha sentito la parola mi fa schifo, cito appunto testualmente, Alex Bini ha detto altre cose che invece non cito testualmente. No. Ha offeso con dei modi un po' così, poco eleganti. Ho capito. L'onorevole Savino. E quindi insomma c'è stato questo battibecco e allora insomma poi è scoppiata la polemica come noto. Ho capito. E quindi sì, però non mi addentrerei neanche troppo in certi argomenti, anche per rispetto sostanzialmente dei contendenti, sono questioni fra di loro. Andiamo di nuovo al telefono a questo punto. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno, volevo fare una segnalazione. L'altro giorno ho chiamato sia i vigili urbani che la polizia, il 112, perché nel campo di calcio del Ponziana entrano tutti. Dal buco che c'è sulla rete, ci sono due o tre buchi sulla rete, l'altro giorno c'erano gli extracomunitari che penso che facevano anche i propri servizi, diciamo, e c'erano anche dei bambini che giocano a calcio là. E quindi io pregherei gentilmente il comune se può mettere delle toppe alla rete, onde evitare che questa gente vada dentro e distrugga più di quello che c'è già stato. Grazie e buona giornata. Grazie e buongiorno. Allora, manutenzione in giro, poi lavori pubblici sono sempre, la lista dei lavori pubblici è sempre molto lunga. C'è anche il cavallo di battaglia. Sì, ci sono poi queste piccole, ci sono piccole urgenze come quelle delle segnalazioni che fanno i telespettatori. Come procede secondo te l'attenzione, no, ai lavori che devono essere fatti in città, in centro città e nelle periferie poi, tra l'altro? Ma allora dirò questo, dei lavori pubblici, no, l'edilizia è sempre stato, no, il leitmotiv, no, il cavallo di battaglia, no, anche insomma del sindaco, no, che purtroppo, mi spiace dire purtroppo, perché banalmente a prescindere dal colore politico, come dire, le infrastrutture le usiamo tutti, no? Cioè se il tram non funziona e non va, e nonostante fosse stato promesso ai tempi, non posso usarlo io, insomma sono iscritto al PD, non può usarlo uno che è iscritto alla Lega, non può usarlo uno che è iscritto a Forza Italia. Quindi, come dire, a me sembra che in città il tram e tutta una serie anche di altri elementi sono bloccati. Bisogna secondo me intervenire anche su urgenze ed esigenze già più volte segnalate a livello circoscrizionale, no? Per dire, se non sbaglio, la galleria di Piazza Foraggi, vi sono delle criticità anche abbastanza importanti a livello di viabilità che sono state più volte segnalate, sono state ignorate. Insomma, io spero che vengano messe a posto prima di evitare una tragedia, no? Insomma, è sempre meglio prevenire che curare, no? Quindi, come dire, tanta retorica mi è parsa di sentire spesso, purtroppo, perché insomma, la questione trasversale, purtroppo spesso tanta concretezza. E questo ovviamente a livello cittadino. Poi a livello di periferia, Trieste siamo anche abbastanza fortunati, perché insomma, a differenza di altre città, come dire, nonostante vi possano essere delle sacche, no, magari di disagio, magari di maggiori difficoltà, comunque una città piuttosto piccola, insomma, di media grandezza, non ci sono casi, insomma, c'è il problema periferie come Roma, Milano. Esatto. Quindi insomma, nonostante si faccia anche retorica di questo, comunque che ci siano delle esigenze, magari di servizi, no? Se non sbaglio a Valmaura sono stati fatti degli incontri per cui spesso tanti servizi, no, sono andati via a livello... Sì, Valmaura e Servola qui, esatto. Che si stanno un po' svuotando. Esatto, no? Sì, che si stanno svuotando, poi quindi essendosi svuotati c'è scarsa attrattività a livello di un'impresa, una compagnia che vuole mettere lì, e poi vengono meno i centri di aggregazione, eccetera, eccetera. Come dire, perdono un po' di vitalità, queste sono le problematiche assolutamente da risolvere, no? Ma qual è la strategia giusta poi per risollevare un'economia dal punto di vista anche dei consumi, no? Perché abbiamo visto, tutto sommato in Friuli Venezia Giulia la gente ha ripreso a spendere, però vabbè, sono proiezioni a breve termine. Cosa si può fare perché un secondo lockdown sarebbe impossibile, infatti il governo ha già messo le mani avanti, l'ha già detto, se c'è una recrudescenza del virus non possiamo chiudere tutto a livello commerciale, perché sarebbe una stoccata difficile da parare.
Come si fa? Allora, bisogna tener conto del fatto che c'è il rischio di un nuovo picco dei contagi, speriamo di no, anche se insomma, in Italia ci sono dati piuttosto positivi, tant'è che insomma abbiamo avuto a livello italiano encomi, no? A livello di OMS, ma anche certo, di organizzazioni di sorveglianza, no? Organi di sorveglianza e anche di valutazione, no? A livello economico, no? Per cui noi, il primo paese occidentale, grande e avanzato, che si è trovato ad avere quantità enormi di contagiati, no? Agli inizi, è riuscito a ribaltare la situazione, essendo un paese in cui insomma noi possiamo tranquillamente andare in giro, con qualche precauzione ovviamente, no? Mascherine, luoghi chiusi, eccetera, eccetera, però insomma noi per fortuna abbiamo chiuso, a differenza di Stati Uniti, Brasile, Inghilterra. Adesso si vede il... Esatto, si vede, no? Secondo me la differenza tra una politica chiacchierona e ciarlona è pericolosa, no? In Brasile, negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, dove si parla di meno perché è stata superata allegramente da Bolsonaro e da Trump, però in Inghilterra comunque, se non ci fossero Stati Uniti e Brasile, sarebbe il primo paese del mondo per morti e per contagiati, no? Nonostante in questi paesi sia arrivato il contagio molto dopo rispetto a noi, no? Che è arrivato prima, no? Quindi, come dire, bisogna tener conto di questo, bisogna tener conto del fatto che comunque, secondo me, a livello di economia globalizzata e sistemi economici aperti non si può puntare solamente, esclusivamente sulla ripartenza dei consumi, che è importante, però comunque, come dire, l'aumento dei consumi non necessariamente vuol dire aumento del PIL, perché comunque, cioè, non il 100% oggi quello che consumiamo, i prodotti in Italia, marchio italiano, certo, veramente il telefonino abbiamo in tasca, cioè sì, sarà parte prodotto in Italia, ma ad esempio Apple, Samsung, Huawei, cioè non è che sono marchi italiani, oltre che insomma, secondo me, cambiare l'ottica del basare la propria produzione sul consumare, come dire, è importante nell'ottica di cambiare, no, il proprio modello di vita e anche il modello di crescita, no? Quindi magari bisogna pensare un attimino a anche produrre meglio, consumare meglio. Quindi io direi che bisogna, sì, ripuntare anche sul lavoro, no? Bisogna ripuntare sulla crescita, sul lavoro, dal momento che col lockdown si è perso qualcosa come 500.000 di posti di lavoro, purtroppo, perché ovviamente attività produttive sono viste limitate oppure sono viste probabilmente chiuse, no? Impossibilitate ad operare. Quindi in questo senso direi che coi 209 miliardi che arriveranno dall'Unione Europea da qui a un anno, perché insomma non è immediato, non arriva il camion da Bruxelles con le mazzette stile film, no, narcotrafficanti, anzi. Quindi voglio dire, adesso bisogna ripuntare su quello, su incentivo alla crescita, magari continuare nel senso di ridurre il costo del lavoro, no? Come era stato fatto l'anno scorso col taglio del cuneo fiscale, che ha portato un aumento in busta paga dei lavoratori fino a 100 euro. Quindi direi sì, ripartire a livello di crescita, no? Produzione di lavoro e non magari solamente consumi, ecco. Certo, poi fra poco affronteremo anche la situazione che sta avvenendo a livello di spostamenti, anche per lavoro, proprio certo, tra i Balcani e sì, le popolazioni. È che c'è stata una segnalazione, no, dell'onorevole Serracchiani, che ha fatto presente, no, di anche presidiare i valichi minori che sono certo, sorvegliati. Certo, certo, ma poi la cosa che preoccupa è proprio che tra la rotta balcanica, tra ovviamente certo, il normale spostamento di qualsiasi lavoratore, ci sono già stati i primi casi di importazione che già fanno, sì, fanno un po' pensare. Andiamo però al telefono, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, quasi Gianni che parla. Ah, Gianni, buongiorno, prego. Buongiorno, dottor Paladin, e buongiorno, signor, che buongiorno. Non so se è dottore o non è dottore. No, purtroppo ancora no. Stavo dicendo, voglio dire una piccola roba. Prego. Sono tanti mesi che sono a casa. Adesso viene tutta questa gente che può infettarne di nuovo e dovremo stare altri mesi. Guardi che mi do presto 86 anni e... Sentendo uno del partito, del governo che ha detto c'è tutto sotto controllo. Mi questa roba mi ha fatto un momento pensare e mi ha ricordato i bollettini di guerra, perché sono vecchio e mi ricordo, dove che diceva le truppe si sono assestate sulle posizioni prestabilite. Voleva dire che era rotta del collo, che cacciava una montagna di lignade e doveva ritirarsi. Adesso questo mi dà questa idea. Adesso lei ha parlato del magazzino 26. Del magazzino 26
se l'ultimo di quel che so mi, che sono poco ignorante, se l'ultimo magazine che si sta fatto nel 1898, dove de sotto scorri il fiume Martesin, che è la somma di quei quattro fiumetti che va da Royan e va Zò. Là, in questo magazine, lavorava, questa è storia, lavorava mezze mule di Trieste, fra i quali mia moglie. Ah. Era una società che se, noi chiamavamo Lucchi, oggi so che si dice Lucchi, ma quella volta chiamavamo Lucchi, e io era delle scarpe, e faceva delle scarpe di tutti i tipi e di tutte le nazionalità, perché poi metteva la soletta dentro, gli era scritto Danimarca, gli era scritto Francia, gli era scritto Polonia, gli era tutte queste robe qua. Questo è un tocchettino piccolo di storia che volevo ricordare, perché il magazine 26 è molto importante per noi. Grazie Gianni. Adesso mi vedo che lo metti a posto, voi se contrari, quegli altri se contrari, noi lavora, però insomma qualcosa si fa. Vi ringrazio e scusate delle ciacole. Grazie Gianni, grazie, buongiorno. Partiamo dall'inizio, il governo che dice andrà tutto bene, no? A Gianni dice mi sembra quasi di sentire i vecchi bollettini di guerra, cosa ne pensi? Io dicevo, cioè non è che sia tutto sotto controllo, no, più che altro io dico che, come dire, oggi in Italia dobbiamo, secondo me, essere contenti del fatto che bene o male, facendo uso di qualche precauzione, comunque nonostante si stia assistendo in queste settimane a una ricrescita, no, dei casi di contagio, come dire, bene o male possiamo essere per ora piuttosto sereni, no? Come dire, ad ora è stato superato il momento di crisi nera, no? Probabilmente no, pensiamo a metà marzo, inizio aprile, lì veramente la situazione era veramente molto molto difficile, no? E questa differenza di tanti altri paesi, no? Pensiamo a Brasile, Stati Uniti, Inghilterra, no? Probabilmente in Brasile, dove ad attrezzarsi devono essere i singoli stati federati all'interno, no? Una situazione a livelli allucinanti, no? Tant'è che Bolsonaro è stato accusato, no? Dinanzi a una corte internazionale, se non sbaglio, per i diritti dell'uomo, insomma un organo sovranazionale, probabilmente per le sue mancanze in sede di, no? di mancata appunto lotta al coronavirus. Sì, mi collego magari anche a questo sotto controllo, no? Questa espressione che può ricordare le polemiche che sono state fatte dell'estensione, del voto sull'estensione dello stato di emergenza, certo, che il 15 ottobre approvato ieri in Senato, nonostante insomma le varie polemiche, cioè a me fanno un po' ridere, non il telespettatore, ma quelli che si mettono a dire che siamo in dittatura, siamo Conte con i superpoteri, Conte la deriva liberticida di cui parlava Meloni. Cioè, il prolungamento dello stato di emergenza è dovuto al fatto che il virus non è scomparso, c'è ancora, e per adesso insomma vediamo come si evolve la situazione, ma come dire, c'è ancora, no? Il virus esiste ancora. È uno strumento, quello ovviamente dello stato di emergenza, che ha, come dire, ancoraggio a livello, no, costituzionale, quindi non è inventato di sana pianta, e che permette di dare una risposta più efficace, più rapida, tramite ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio, no? Che abbiamo usato nei scorsi mesi, che non mi sembra abbiano messo i carri armati in Palazzo Chigi, al Quirinale, quindi insomma Conte mi sembra sia ancora lì, non lo si possa ancora sfiduciare, no? Insomma non mi sembra che sia diventata una dittatura, che se ne dica, che sia la vulgata. E quindi, come dire, questo è uno strumento per nostra tutela, no? Per poter propriamente in maggiore velocità poter rispondere. E purtroppo mi spiace dire che tanti di questi che si mettono a parlare di dittatura, di Covid usato come arma di distrazione di massa, eccetera, eccetera, sono quelli che al Senato ieri, l'altro ieri, al convegno andavano platealmente senza mascherina, dinanzi all'assembramento, dicevano, come so, come Boccelli e Salvini, che non c'è il Covid, che il Covid non è pericoloso, che nessuno delle loro conoscenze è finito in terapia intensiva. Secondo me sono messaggi pericolosi, perché in queste settimane, che adesso magari siamo usciti un attimino dal tunnel, insomma, secondo me non deve affermarsi questo messaggio, sì, è finito tutto, andiamo, facciamo. Cioè, bisogna stare comunque attenti, anche se, ripeto, oggi meno male in Italia si può stare piuttosto sereni. Bene, andiamo a vedere questa mail che ci chiedono proprio il suo ospite. Cosa ne pensa dell'invasione degli extracomunitari, ci chiede Antonio. Allora, ringrazio per la mail, insomma,
E, non so, io non penso che il termine invasione sia il termine giusto, anzi, un termine sbagliatissimo secondo me, perché, come dire, invasione, cioè, veramente per essere invasi bisogna... Cioè, voglio dire, per essere invasi mi aspettano le torme, cioè, voglio dire, a guardare i numeri degli arrivi, meno male, benché i numeri ci siano, non è che mi sembra che adesso io vengo manettato per il semplice fatto di essere italiano. Cioè, insomma, il termine invasione è un termine abbastanza fuori luogo, secondo me. Per quanto riguarda la questione arrivi e anche la questione degli scorsi giorni dovuta alla fuga di persone, no? Ad esempio da Porto Empedocle, se non sbaglio, comunque... nel Meridione, in Sicilia, e anche con persone che erano sottoposte all'isolamento. E c'è da dire questo, e il ministro Lamorgese ha insomma, ha già annunciato di provvedere all'invio dell'esercito per presidiare il territorio, no? Per evitare insomma, che episodi di questo genere non si ripetano, anche perché comunque sono spiacevoli, sono gravi, sono... pericolosi a livello anche di ordine, no? Di sicurezza, a prescindere dal fatto della vulgata, no? Gli extracomunitari fanno crimini o reati, comunque insomma a livello di controlli, no? Anche perché insomma queste persone che arrivano devono essere fatti dei controlli, no? Probabilmente per capire chi sono, dove vengono, poi appunto nel caso di contrazione del coronavirus a livello ancora maggiore, quindi come dire il governo ha provveduto in questo senso, così come è stata segnalata, no? Insomma, si provvederà anche a livello di, insomma, spero si provveda presto anche a livello di valichi minori, no? Anche quelli sono arrivi totalmente legali, no? Di persone, cittadini dell'Unione Europea, che prendono la macchina, vengono qui, infischiandosene delle restrizioni, delle limitazioni, perché da questi paesi invece la situazione è più complessa e più difficile, quindi spero si intervenga in quel senso lì. C'è da dire questo, io penso che comunque sia facilmente smontabile questa vulgata, no? del fatto che il governo vuole importare il Covid con gli immigrati, cioè queste sono frasi veramente possibili, vomitevoli, e cioè veramente mi trattengo perché sono una persona educata, cioè come se il governo avesse felicità a prendere gente malata e metterla qui a ungere le maniglie delle porte, le candole, cioè veramente, non so, questo mi lascia abbastanza basite. Cioè. Vabbè, insomma. Quindi dico, stiamo attenti perché come diceva in questi giorni un infettiviologo, Galimberti, no, non mi ricordo, e io direi che bisogna stare più attenti forse all'uomo d'affari che viaggia in business class, e come è successo a marzo, no? A gennaio, che il Covid in Italia è arrivato anche tramite persone che per lavoro erano state in Cina e che hanno portato la malattia da noi, non è che ha portata un signore da chissà dove che è arrivato con la corte balcanica, certo. Vabbè, diciamo che il virus non è classista. Esatto, il virus non guarda in faccia classe, colore della pelle, orientamento religioso, eccetera, eccetera. Direi che insomma bisogna stare attenti a livello generale, astenersi da questa retorica, secondo me. Va bene, allora facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria qualche istante, poi riprendiamo fra pochissimo con telefonate e altre mail, ancora mezz'ora, fra poco. E rieccoci tornati assieme a Virgilio Boasso, Giovani Democratici, assieme a noi. Abbiamo già risposto ad alcune questioni. Ecco, una persona che scrive anche per me, siamo in dittatura. Poi dicevamo prima che... il fatto che la persona può scriverlo dimostra che non è una dittatura. Sì, cioè, ma questa è la mia risposta. Se lei può scrivere queste cose vuol dire che non siamo in dittatura. I termini sono, perché vabbè, dittatura, insomma, etimologicamente parlando parliamo di altro. Allora, povera Italia, che pena mi fai. Buongiorno, sono Luca. L'altra sera mentre camminavo in piazza Oberdan, una coppia di fidanzati, di quelli che viaggiano costantemente con zaino da campeggio e si professano naturalmente sulla chiacchiera amici di tutto ciò che è progressista, vedendomi indossare la mascherina anche all'aperto, mi hanno fatto il verso simulando colpi di tosse. Questa è la percezione dell'emergenza di una buona fetta di popolazione, non solo quella giovanile, ma anche quella che dovrebbe essere più adulta e dunque più matura, convinta che il Covid sia solo una macchinazione politica. Questo ce lo scrive Luca, un po' su quello che dicevamo prima, no? Sì, sì, ma insomma non capisco il riferimento progressista, però cioè, non è che progressista vuol dire anti-Covid, anzi... Non mi sognerei mai di prendere un in giro con la mascherina che va all'aperto, però insomma sì, purtroppo
ci sono tanti che anche questi mesi a opposizione, bisogna dirlo, credo che il Covid sia una montatura, il Covid non faccia niente, il Covid sia stato usato per installare questo grande fratello che, insomma, se queste persone possono dirlo, secondo me dimostra il fatto che non è così. Quindi, insomma, è triste. E negli altri paesi ha avuto queste persone, cioè i corrispondenti di queste persone, governano, stanno governando in questi mesi, stanno gestendo in questi mesi l'emergenza di coronavirus e vediamo con quali risultati, basti vedere, Brasile, Stati Uniti, Inghilterra, insomma via dicendo. Sì, situazioni che sono veramente capovolte. Adesso l'Italia, certo, poi tra l'altro, che è stato, come dicevamo prima, primo paese occidentale a farci fronte, e adesso invece è circondato da paesi siamo circondati da paesi che sono in difficoltà, mentre noi tanto eravamo gli untori, il gazzetto d'Italia, invece noi, insomma, secondo me è stata gestita bene a livello governativo, ma anche, insomma, gli italiani hanno dimostrato grande disciplina, grande valore, oltre che, grande contributo e sacrificio di tanti operatori sanitari, ma anche dei singoli cittadini, che la stragrande maggioranza è rimasta rispettando a casa le disposizioni. Esatto. Andiamo al telefono, pronto? Buongiorno, sono Franco d'Udine. Franco, buongiorno. Bene, bene hanno fatto a riprendere Salvini che non aveva la mascherina, però cominciamo a elencare. Angelo Morelli della Protezione Civile non mette la mascherina ai tempi. La Mara Venier ha abbracciato Romina Power e ha detto in televisione il 28.06, ore 14.15, Rai 1, ha detto: no, io me ne frego del virus, in televisione. La Boschi in battello senza mascherina, 10-15 persone. Ma cosa andiamo a cercare? Perché lui non aveva la mascherina, ma era minimo a distanza, perché era lì sul microfono e non credo che siano gli altri stati lì proprio vicino a lui a sentire le sue voci e a ricevere i suoi sputacchi, diciamo. Dai, non diciamo le cose così. E poi un'altra cosa, all'ospite, dategli da mangiare prima di metterlo in rete, perché altrimenti mangia tutte le parole e non si riesce a capire niente. Ringrazio e mandi. Va bene, grazie Franco, buongiorno. Allora, parliamo con più calma, insomma, ci dice Franco. Sì. No, beh, allora, a parte questo, cosa ne pensi di quello che ha detto? Ma penso che, insomma, quello che dice, che ha chiamato, ha ragione. Voglio dire, insomma, in tanti purtroppo hanno, magari sull'onda del relax, in questo senso non sono state rispettate anche completamente le disposizioni. Io direi che a livello di Salvini, quello che è stato un attimino più plateale, erano non tanto magari l'incontro di qualche giorno fa, ma ancora un mese fa, ancora settimane fa, quando vi era la manifestazione del centrodestra a Roma, in cui c'è stato il classico giro di selfie del capitano con i suoi sostenitori, dove, uno dopo l'altro, decine, centinaia di persone sono fatte le foto con Salvini, questi non avevano neanche la maschina. Quindi, quella è una situazione veramente in cui ci si trovava faccia a faccia, uno accanto all'altro. Cioè, con distanza minima. Esatto, distanza minima, no? Perché se non sbaglio, si può stare senza mascherina, io e te siamo a distanza. Sì, ci saranno almeno 4 metri. Esatto, quindi questo è. E se invece non vi è la possibilità di rispettare il distanziamento, non si potrebbe, si dovrebbe indossare la mascherina. Tanto che poi andiamo al telefono, a Trieste negli autobus multe da 533 euro se si sta senza mascherina. Esatto. C'era il bisogno di arrivare a questo, perché la gente si è allentato un po', ha allentato proprio la mascherina dal suo viso, e in concomitanza con l'appannarsi di questa pandemia. Sì, no? Adesso siamo, il virus si è comportato come gli altri, quindi d'estate con le temperature più calde è andato leggermente scemando, esiste ancora presente, ha perso un po' la sua carica epidemiologica, ma questo non ci deve far esultare, anzi, certo, semplicemente aspettiamo ottobre-novembre per avere un'eventuale conferma che ci possa esistere recrudescenza del virus. Intanto però la gente aveva iniziato ad andare in autobus anche senza mascherina, e lì sei una scatola. No, ma i luoghi chiusi è obbligatorio. Esatto. Anche perché nel bus, è veramente una scatolina, no?
E quindi... cioè si propaga anche, esatto, anche se sta pochi secondi nell'aria, si propaga molto facilmente. Comunque, se posso dire, no, velocissimo, questa cosa del caldo che sconfigge il virus, a me non so, non convince tanto, come che alcuni affermano che abbia effetti, altri no, perché banalmente, no, negli Stati Uniti è estate oggi, cioè estate adesso, sì, è il nostro stesso meridiano, l'emisfero. E quindi, come dire, però negli Stati Uniti non mi sembra che ci sia una riduzione. In Brasile sì, beh, hanno anche lasciato la banda talmente lasca, ah, che questo certo, anche certo, col certo caldo si propaga, sì, tranquillamente, sì, questo sì, può essere, sì, in Brasile che è caldo sempre, anche sì, 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 non so, non... sì, in Brasile adesso è inverno, però è caldo sempre, sì, sì, ma lì insomma non scende mai sotto i 25 gradi, cioè insomma è sempre caldo. Comunque l'importante è capire che, insomma, indossiamo la mascherina al chiuso sempre. Al chiuso sicuramente, anche sempre, con gli estranei sicuramente, insomma, bisogna fare attenzione. Assolutamente. Ora sì che andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, sono Pamela. Buongiorno Pamela, prego. Buongiorno. Vorrei toccare diversi punti, ma il tempo è breve. E volevo dire, non ero al corrente, mi è sfuggita questa cosa che la Lombardia fosse circondata dal mare, e tanto che la contaminazione da Covid proviene solo dai migranti, quando abbiamo una regione che è fuori controllo e che tuttora non è controllata, e questi lombardi stanno andando in giro tranquillamente. È una notizia nuova, ecco, i barchini stanno approdando in Lombardia, tutta colpa dei migranti. Poi volevo dire al suo ospite, che non conosco, però insomma sto valutando un po' le risposte che dà, e gli auguro di intraprendere una carriera politica. Grazie. Basata su un tragitto onesto, valido, e se possibile che non si inzaccheri, che non si faccia corrompere dal sistema, perché siete giovani, potete tranquillamente veramente portare avanti un discorso serio, produttivo, indifferente da che parte state. Io, come lo sanno tutti, mi danno tutti contro perché pensano che sono una politica, voto Movimento 5 Stelle per queste motivazioni qui, perché voglio un progetto futuro, voglio un miglioramento di quest'epoca che ha portato purtroppo, anzi di quest'era che ha fatto vedere tante schifezze. Quindi c'è la possibilità, questo è il momento giusto, si può ricostruire, però bisogna ricostruire dal pulito, non dallo sporco. Certo. E i vecchi partiti di cui anche lei fa parte purtroppo sono molto inzaccherati. Questa cosa qui l'ho fatta notare la signora Savino quando mi ha voluto far vedere Berlusconi come il santo in terra, poverino, vittima della giustizia, a cui il 26, cioè domenica, al minuto, all'ora 2.51, si è permessa, dopo che io gli ho detto che il partito di Forza Italia è stato fondato da Dell'Utri, un condannato per mafia, e che ha costituito un partito con i soldi della mafia, e lei si è permessa di dire, testoci proprio le sue parole, ecco, però se mi posso permettere, giustamente lei, riferendosi a Marco Stabile, siamo in democrazia e fa parlare tutti, no? È chiaro, no? È corretto che sia così. Penso però che ci possano essere delle prese di posizione rispetto a una quantità di bugie, di infamità che questa signora ha detto, no? Quindi io non sono offesa, il messaggio che la signora Savino ha mandato era chiaro e diretto, e chi ne capisce qualcosa lo ha capito immediatamente, me lo sono scritto, perché questa cosa qui io ho, alla signora ho fatto un'accusa ben precisa del partito, non alla persona. Lei ha fatto una diffamazione a me come persona, quindi che stia molto attenta a come parla, perché di strafalciaggini ne sta dicendo un po' troppe. Ecco, allora volevo che gli arrivasse questo messaggio, vi ringrazio e tanti auguri al suo ospite. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Pamela, buongiorno. Prego. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio, insomma, chi ha chiamato per la telefonata e anche per gli auguri, per la gentilezza. Sì, è vero quello che dice la signora, ho avuto anche modo di dirlo anche io prima. Come dire, questa retorica del, no, del virus che lo portano i migranti, che lo importano i migranti, che Conte importa il Covid,
per controllarci, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, è una retorica di una tristezza e di anche di un... Cioè, veramente mi viene mal il pancia quando sento certe cose. Perché appunto, come dire, il Covid in Italia, se non sbaglio, l'hanno portato alcune persone che, imprenditori, no? Come dire, erano state in Cina e hanno contratto la malattia e l'hanno portata da noi. Quindi persone anche benestanti, ben vestite, bianche, quindi come dire... Il virus non guarda in faccia colore della pelle, religione, paese di provenienza, eccetera, eccetera, eccetera. Anzi, è un virus, cioè una questione, è veramente, veramente democratico. Tant'è che appunto ci sono anche persone molto benestanti che hanno avuto questa malattia, non è che insomma sia una malattia che la portano i migranti, anzi. E per quanto riguarda, no, la questione della seconda parte del discorso, sì. La telespettatrice mi trova assolutamente d'accordo. E, insomma, nonostante insomma appartenga a un'altra parrocchia, un altro partito, un'altra organizzazione, insomma, si senta più orientato in quel senso. Io personalmente, insomma, sono iscritto al PD perché mi sento medesimo nei valori, insomma, anche in varie battaglie, anche insomma la serietà spesso del modo di fare le cose. E io comunque verso, cioè, il Movimento 5 Stelle, verso cui la telespettatrice ha fatto un endorsement, io sono per il dialogo, anzi assolutamente io mi trovo abbastanza a mio agio in questa situazione di governo, no? Insomma, sono abbastanza possibilista nei confronti del Movimento 5 Stelle, anche perché penso che, insomma, la battaglia per la legalità, anche se è da capire meglio come contestualizzare, perché una cosa è la battaglia per la legalità, una cosa è Falcone e Borsellino, un'altra cosa è, spesso come è successo, andare a urlare solo onestà, onestà. Cioè, come dire, va fatta in modo serio, va fatta in modo intelligente, va fatta in modo assolutamente pensato, no? Quindi insomma, bene ricordare comunque che Berlusconi è stato accertato che lui tramite Dell'Utri ha pagato la mafia, ha pagato Cosa Nostra, cioè accertato giudizialmente, però prescritto che Berlusconi ha dato dei soldi a Cosa Nostra per la propria protezione personale, oltre che insomma tutta la vicenda di Mangano che aveva ospite a casa sua, che era lo stagliere Mangano, no? Sì, che dal 74 al 76. Esatto, è stato una serie di anni, oltre a Dell'Utri, condannato in concorso esterno in associazione mafiosa, ma lo stesso Fedele Confaloniere, un'intervista alla Repubblica 10-20 anni fa, aveva detto che se non fossero finiti in politica sarebbero finiti arrestati, quindi cioè lo stesso Fedele, per debiti questo però, perché insomma c'era tutta la questione dei debiti di Fininvest. Quindi insomma, sempre bene ricordare in un paese che purtroppo ha una memoria molto breve termine. Molto bene, andiamo avanti con la prossima telefonata. Pronto? Ehi, buongiorno. Buongiorno, prego. Credo di essere in linea io. Sì, signora, prego, buongiorno. Ecco, io volevo proprio contestare la risposta di questo giovane che ha dato nei confronti degli miei arrivata prima. Perché dico, abbiamo votato e vi abbiamo messo da parte e siete sempre lì. Ragion per cui non ditemi che questa è democrazia, non lo è per niente. Mi sento veramente gabbata. Buona giornata. Buona giornata, signora. Allora, questa mi ricordo la prima volta che sono venuto qui, era il giorno dopo che era nato il governo Conte 2, quindi su questo tema mi sono fatto le ossa qui a Tele4. Ripetiamo ancora una volta come, insomma, molto banalmente a livello di Costituzione è previsto che il governo non è che viene votato dai cittadini, non è che ti viene data una scheda dicendo vuoi il governo A, vuoi il governo B, no. Tu vai a votare dei delegati, dei rappresentanti, i quali dopo in sede di Parlamento andranno a, sulla base dei numeri che salteranno fuori alle elezioni, andranno a comporre, no, a seconda delle alleanze, delle possibilità, dell'occasione, andare a creare un governo. Il governo precedente, Conte 1, Lega e Movimento 5 Stelle, non era stato votato da nessuno. Cioè è nato così come questo, ossia, tenendo conto di tutta una serie di questioni che c'erano da risolvere, in questo senso era quello di evitare l'aumento dell'IVA, il fare in modo di concludere tutta una serie di questioni, ma come dire, l'evitare l'aumento dell'IVA era la questione pregnante, si è andato a formare un governo tra due forze, secondo me, benché diverse, due forze che, per come la vedo io, ma non tutti la vedono così purtroppo, nel Partito Democratico, poi c'è anche chi un attimino la vive con maggiore difficoltà, sono forze che, benché diverse, sono le meno incompatibili rispetto alle altre, no? Per dire, io ritengo più naturale un governo in questo senso, questo governo qui rispetto a quello
precedente, quello, no? Quello Lega e Movimento 5 Stelle, che hanno due storie, due visioni del mondo completamente diverse. Quindi, come dire, cioè, se non è questa democrazia dove si può andare a votare, dove andremo a votare a settembre per le regionali e per le tante amministrative, dove andremo a votare in queste città il prossimo maggio, dove andremo a votare tra quattro anni alle prossime elezioni politiche, cioè, se non è questa democrazia, cos'è? Quella ungherese dove, no, delle amichette di Salvini e Meloni, dove il 70% dei giornali è controllato dal governo, dove insomma si fanno le leggi elettorali su misura, insomma, se non è questa democrazia, insomma, banalmente il poter dire queste cose qui è democrazia. Bene, allora, andiamo a vedere, oddio, non so se leggere questa mail è un po' lunga, beh, faccio un sunto, prima andiamo al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno, sono io. Pronto, buongiorno, prego. Buongiorno a tutti e due splendidi ragazzi. Buongiorno signora, grazie. Dunque, volevo dire, prima di tutto il signor Franco mi sta sulle scatole perché è un imbecille e non capisce niente. Mi piace la signora Pamela, anche se non sono di 5 Stelle, non sono apartitica. Sono apartitica. Una volta ero una grossa patriota, adesso con questo clima di cannibalismo veramente non mi sento più niente. Solo la gente deve stare attenta. Qua è troppa cattiveria, attenzione, anche quella che ha detto delle mascherine. Non mi interessa di una comediante, se non era, ma uno delle istituzioni deve comportarsi con la mascherina. È inutile che guardi la Lernier o compagnia cantante, no? Certo. Insomma, io credo che siamo in passeggio, la gente non si accorge. Adesso le dico una cosa, quanto forse sarò stupida. Attenzione che qui hanno mollato i stallaggi dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, che sarebbe guerra, fame, distruzione e morte. Perché tra Orban e questo altro cibo di là siamo ben messi. Chiaro. Chiaro, grazie signora. Grazie. Buona giornata, siete due splendidi ragazzi. Signora, lei è troppo gentile. Sempre troppo poco, perché è così. Ciao ragazzi. Arrivederci, grazie. Un abbraccio alla signora che dice basta con la troppa cattiveria. Beh, a livello politico non posso che condividere. Purtroppo mi spiace vedere come, io sono un grande appassionato di storia, no? Quindi quando posso leggo, purtroppo mi spiace vedere che si è passati da un tipo di retorica politica quest'altro, dove insomma la cattiveria spesso e volentieri da parte di alcuni è l'arma preferita, no? L'insulto, la denigrazione, insomma, bene o male io penso che a livello politico, insomma, se non a prescindere, no? Cioè, andando al di là di queste cose qui così meschine e grette, bisogna insomma lavorare nei limiti del possibile, no? Nei limiti del compatibile, no? Perché insomma una cosa è la retorica, la politica, no? La schermaglia, l'altra cosa andare lì pidiota, servo di Soros, queste cose qui più che altro insomma veramente meschine, veramente così. È un battibecco politico che poi porta, ovviamente viene seguito anche dalle persone che, certo, a cui interessa. Poi con i social è diventato a livelli probabilmente, no, uno anche il semplice ripostare una foto dell'avversario politico, come purtroppo alcuni hanno fatto, insomma, non faccio nomi, insomma, basta andare a pensare, ripostare la foto dell'avversario politico e dire cosa ne pensate sotto mare di insulti, mediante, no, l'anonimato di Facebook e anche il fatto che, benché virtuale e reale, così non è percepito, perché io non direi mai personalmente in presenza, come dire, una persona di queste che insulta su internet, no, di persona non andrebbe a dire queste cose qui, come invece purtroppo avviene, andando a insultare, minacce di morte, insulti anche fisici, no? Che sono queste cose che sono suscettibili anche di querela, no? Assolutamente, certo, ci mancherebbe. Allora, Matteo ci scrive: buongiorno, io voto 5 Stelle, non volevamo però il PD e non è ancora sparito, ma al posto di pensare a Salvini possiamo non fare i negazionisti e pensare di rimandare a casa tutti i 100 migranti giornalieri che arrivano infetti a Trieste, non solo 20 o 30. E non seguono le disposizioni anticontagio, oddio, è scritta, ok, boh, mi fermo qua. Insomma, sostanzialmente ci dice,
Non possiamo fare i negazionisti, pensiamo di rimandare a casa tutti i 100 migranti giornalieri che arrivano, dormono in giro nel campo di calcio di Ponziana, come citava anche i buchi sulla rete, il telespettatore che ha chiamato prima, insomma siamo su questo argomento. Ma allora, c'è da dire questo, la città e la regione sono governate dal centrodestra da ormai, la regione ormai quasi tre direi, 2 anni e mezzo, la città ormai 4 andando verso i 5, no? E pensiamo che il governo nazionale era in mano insomma alla Lega, perché governava la Lega, e fino a un annetto fa. Questo è, quindi come dire, regione, c'è stato un periodo fino a un anno fa in cui regione, paese e città erano in mano tutte quante alla Lega, al centrodestra, no, in generale, no? Insomma il governo governava la Lega, no, banalmente. Come dire, non è che la situazione fosse scomparsa, ci fossero zero arrivi, assolutamente, anzi ne arrivavano comunque, solamente che questo va fatto, secondo me, un complimento a chi insomma si contrappone a noi, che è molto bravo a parlare, a vendere su Facebook, a far apparire, no, questo sceriffismo da 4 soldi per dire no, non ci sono più, invece comunque arrivi ce ne sono, ce n'erano e penso purtroppo ce ne continueranno ad essere. Comunque la regione l'ha governata da Fedriga, no? Quindi non è che il PD insomma, abbia questa diretta responsabilità in questo senso. A livello nazionale è stato fatto che in Sicilia il ministro degli interni ha annunciato l'invio dell'esercito per fare in modo che queste persone che sono scappate dalle strutture vengano riportate nelle strutture, probabilmente per una questione di ordine pubblico, di sicurezza, non saprei come dire. E in regione vediamo insomma quella situazione, perché insomma si parlava anche l'onorevole Serchiani parlava aveva probabilmente provveduto a segnalare questa questione di valichi minori, no? Invitando che si intervenisse in questo senso, no? Quindi come dire, chi governa oggi deve rispondere in questo senso. Questo non vuol dire che scadere nella retorica, no? L'immigrante che mi porta il Covid, certo ci saranno delle persone che hanno contratto il Covid come è successo in Sicilia, però ripeto, il Covid è anti totalmente egualitario, no? Quindi come dire, una cosa è provvedere a contenere i flussi, fare in modo che la situazione sia gestibile, contenibile, cercare di risolvere anche a livello europeo, vediamo, ha superato il Covid, cosa si riesce a fare, cosa si riesce a combinare. L'altra cosa è non fare niente, far arrivare gli sbarchi di notte come veniva con lo scorso governo, e tenere le barche buttate in mare e poi fare il post su Facebook, fare i duri, fare i muscoli. Ci sono due approcci come diversi, tant'è che appunto il ministro Lamorgese ha aumentato di veramente, se non decuplicato, veramente moltiplicato esponenzialmente anche i rimpatri, no? di tutta una serie di persone, dei quali ricordiamo nel 2018 era stato promesso da parte di Salvini 600.000 rimpatri l'anno, che sono qualcosa come 5.000 rimpatri al giorno, che onestamente vorrei capire all'Italia quanti passeggeri fa al giorno, però come dire, ci vorrebbe una sorta di flotta aerea destinata solo a quello. Quindi il ministro Lamorgese, il governo in questo senso sta operando, è un approccio realista e concreto, altro è invece la cacciara su Facebook. Molto bene, ultimissima telefonata per Virgilio Boasso e poi chiudiamo. Pronto? Sì, pronto. Pronto, buongiorno. Pronto. Buongiorno. Prego. Mi sente? Sì, forte e chiaro, prego. Allora, io mi domando chi è di sorveglianza alla casa Nazareth vicino a El Burlo, dove ci sono questi in quarantena. Queste persone che appunto sono fuggite da casa sua, no? Anche perché ultimamente sarà più di un mese che dall'inizio di via Trissino, a fianco lato non Burlo, lato albergo Nazareth, qualcuno si serve come un gabinetto all'aperto ogni sera. C'è una puzza in quei 30 metri perché ci sono un sacco di cacche umane. E io penso che sia del gruppo che vi abita lì, o alla Caritas, non so, ma credo forse quello proprio della casa Nazareth. A chi devo telefonare per un controllo, per una pulizia, perché è un'indecenza. Ho capito. Anche perché ci passano i bambini, le mamme incinta che vanno al Burlo. Beh, intanto grazie per la segnalazione, grazie e buongiorno. Allora, così rispondiamo flash brevemente. Sì. su
Mi scusi? Sì, prego. Pronto, prego. E ancora, vorrei sapere che senso ha quel recinto a Valmaura, Piazzale Valmaura. Vabbè, adesso proviamo a rispondere. Grazie, buongiorno. Allora, questione degrado nella zona vicino al Burlo. Ma se questione degrado a me viene da ridere, anzi, innanzitutto ringrazio la segnalazione, mi viene da ridere ogni volta che sento questione degrado perché io continuo a ripetere, 2016, altro cavallo di battaglia era il degrado ma devastante in cui la città di Trieste si trovava. Oh, Trieste, una sorta, veniva descritto come una sorta di nuova Kabul, no? Ovviamente con le esplosioni, la spazzatura, la radioattività, no? E questo è un altro grande cavallo di battaglia di Roberto Di Piazza. Comunque mi sembra che la situazione non è che sia arrivato con la bacchetta magica a risolvere la situazione. Comunque il degrado in città c'è e penso sia da intervenire, no? Adesso non saprei tecnicamente chi penso forse proprietà della diocesi, quel terreno, quel sì, bisogna vedere intanto se si tratta esattamente delle persone di cui si parla. Esatto, noi ci stiamo ciecamente fidando delle parole, esatto, di una persona, quindi bisogna accertare questa cosa qui, no, in questo senso, e poi insomma dipende anche penso dalla proprietà di chi sta lì, quindi questo è un altro tema da far presente, no? Quindi il degrado urbano di cui si parlava, del fatto che sembrava quasi che non si potesse andare in giro se non armati, che fosse tutto sommerso di spazzatura, no? Questo si diceva quando c'era in comune Roberto Cosolini, e insomma a me viene da ridere che quasi nulla è stato fatto in questo senso, insomma. Va bene, allora ringraziamo Virgilio Boasso, segretario Giovani Democratici, per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie insomma ai telespettatori che sono intervenuti. E grazie a voi per averci seguito, continuate a farlo. Fra poco Giorgio Cecco, progetto FVG, prossimo ospite. State con noi. Siamo in compagnia di Giorgio Cecco, progetto FVG, in studio con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo già parlato col primo ospite di diverse questioni. Devo dire che la questione economica, no, quella di cui si parla di più in città per la ripresa, no, con i consumi, certo. Con le vendite di qualsiasi tipo, tanto che i saldi poi sono stati anche anticipati proprio per favorire una ripresa. Una Trieste che ha subito un lockdown come tutte le altre città, dove ha pagato soprattutto il settore turistico e degli alberghi in realtà. Cosa serve questa città per rilanciarsi? Guarda, su quanto riguarda il discorso economico, ovviamente noi, facendo parte di un movimento che ha a capo l'assessore all'attività produttiva e al turismo in regione, è chiaro che una delle nostre mission è proprio questa, il settore economico, lavoro e rilancio, sviluppo, insomma, no? Quindi sicuramente Trieste prima del lockdown aveva tutte le carte in regola per fare un grande salto. Ce l'è ancora, chiaramente c'è stato questo blocco che ha penalizzato tantissime attività commerciali, soprattutto le piccole attività. Quindi qua noi dobbiamo cercare di dare un po' di respiro a quelle che sono le piccole attività, sia commerciali che turistiche. Il turismo poi ha subito un blocco pesantissimo anche a livello di alberghi, eccetera, quindi con strutture chiaramente diverse e più grandi. Dal punto di vista per quanto riguarda i nostri enti locali, ci siamo mossi, credo, veramente bene. La regione ha cercato di fare il possibile, sta cercando di fare il possibile, contributi di vario tipo, il comune sta spingendo per quello che può. È chiaro che ci vogliono sicuramente ancora degli aiuti e delle risorse da parte del governo centrale, che ancora si vedono poco, questo devo dire la verità, più che altro in una prospettiva di medio e lungo termine, perché adesso noi subiremo sicuramente un forte blocco di contrazione economica nei prossimi mesi se non si riesce a fare qualcosa, però poi dobbiamo vedere anche quello che sarà il futuro della città. Allora, si sta lavorando sicuramente su quelle che sono le attività portuali, abbiamo visto che comunque non si sono fermate e sono, il porto è uno dei volani di sviluppo di questa città, insieme a quello che era, ma soprattutto poteva essere, il turismo, che in questo momento, come dicevo prima, è fermo praticamente. Cioè, i turisti sono un numero molto limitato e grande sofferenza da questo punto di vista per gli operatori del settore.
Quindi credo che dobbiamo riprendere un po' in mano questa situazione in ambito turistico, però ci vuole un progetto di sviluppo molto, molto ampio per quanto riguarda tutta la nostra area, non parlo solo di Trieste ma in ambito regionale. Il progetto FVG, a proposito, su chi vorrebbe contare anche come aiuto, come appoggio anche di intesa, no, per sviluppare la città, voglio dire, ora poi adesso è anche nata il nuovo movimento di Ferruccio Saro che sì. Ha fatto Regione Futura, sì, certo. In che direzione bisogna andare qua a Trieste? Allora, noi in questo momento cercando di fare una federazione di tutto il mondo moderato, uh-huh. Ultima in questi giorni l'accordo al di là con Forza Italia già conosciuto ma anche con l'UDC a livello regionale, proprio per creare questo polo moderato, questo gruppo moderato, dove noi vogliamo essere protagonisti come, diciamo, ente civico, perché noi, ricordo, siamo un movimento civico all'interno di questo gruppo politico di lavoro, in appoggio ovviamente al centrodestra. Tutto ciò sicuramente spingeremo per farlo anche a Trieste, quindi anche nella nostra città. Ci stiamo lavorando, chiaramente ci sono degli equilibri da valutare, quello che conta è poi avere un programma condiviso di sviluppo della città e di servizio per i cittadini, è quello che noi vogliamo fare assolutamente. Ecco, molti dicono che, parliamo anche con vari ospiti, il fatto che per esempio a Roma ci sia un tipo di governo, a Trieste, parlo di colori politici, altri tipi di governo, molti dicono c'è bisogno di una realtà civica, no? Per portare avanti gli interessi che devono essere portati avanti al di là dei programmi di ogni singolo partito. Può essere che i partiti, tradizionalmente parlando, quindi abbiano anche un po' sviato magari dagli interessi della città, oppure è un caso? Negli ultimi anni ovviamente i partiti, quelli tradizionali, al di là di alcuni movimenti che hanno cavalcato alcune onde anche emotive eccetera, hanno un po' perso dei consensi in ambito locale e sono cresciute molto le civiche, questo sicuramente. Ma noi stessi, diciamo che noi quando siamo presentati alle regionali da sconosciuti praticamente, mm-hmm. Certo eravamo in appoggio a Federica, quindi comunque con un nome forte, però abbiamo fatto comunque 26.500 voti con un lavoro fatto in poche settimane e abbiamo fatto comunque consiglieri regionali piuttosto che appunto l'assessore con deleghe pesanti. Quindi c'è una risposta molto forte dai territori proprio perché ci deve essere un rapporto tra quello che è il politico e la gente, no? È quello che era un po' mancato negli ultimi anni. Adesso alcuni partiti stanno muovendo un po' di più sul territorio perché hanno capito che questo è... C'è stata questa disaffezione generale alla politica? C'è stata, no? Sì, diciamo che perché sai, alla fine la gente vede i risultati, no? Allora, mentre in ambito locale non è niente facile, però si vedono i risultati. Se tu ripari un marciapiede piuttosto che fai una strada nuova o comunque dai dei servizi, mm-hmm. Il cittadino ha il contatto diretto. Per questo è l'importanza molto delle amministrazioni locali e l'importanza, certo, anche del sindaco da questo punto di vista. In ambito invece nazionale, chiaramente se i risultati non si vedono, la gente un po' si prende un po' le distanze da quella che è la politica. Pensiamo che comunque sono da tanti anni che ci sono dei cambiamenti del governo, prima uno va con una parte politica, poi con l'altra, cioè la gente veramente non ci capisce più niente, però quello che conta poi sono i risultati. Se poi non ci sono questi risultati è chiaro che c'è un po' di disaffezione a quello che è il discorso nazionale dal punto politico e no, quindi sì. Si identificano magari più sulla lista locale o sul candidato anche del singolo partito locale perché ha fiducia, perché magari qualcosa riesce a fare e quindi questo è un po' quello che è successo negli ultimi anni, no? Mentre una volta c'erano due blocchi abbastanza distinti, no? Fra destra e sinistra, adesso la cosa si è un po' diversificata da questo punto. Sicuramente c'è molta differenza per quello che è l'ambito politico nazionale e quelle che sono poi le amministrazioni locali, quindi la politica locale. Allora, parlando di politica locale, un po' andando anche sui cavalli di battaglia, no, dell'attuale amministrazione, parliamo per esempio del Porto Vecchio, no? In fermento ci sono tanti progetti, tanti programmi, adesso c'è ESOF, quindi certo. Dedicato ovviamente ad ospitare
questa manifestazione incredibile. Ma poi cosa c'è bisogno in Porto Vecchio? Può essere reso anche abitabile? Ma guarda, una piccola parte di residenziale si potrebbe valutare. Io un po' la cosa del Porto Vecchio la seguo da tanti anni, perché nei primi anni 2000 ero consulente per l'ente Fiera di Trieste, quando ancora esisteva, c'era un progetto per trasferire la Fiera di Trieste in Porto Vecchio, quindi là c'era ancora un progetto abbastanza articolato, ma veramente un buon progetto che avevamo visto insieme all'ex assessore e buonanima Barluzzi, che ingegner Barluzzi, che avevamo fatto un progetto veramente interessante, e quindi avevo un po' visto qual era un po' il discorso del Porto Vecchio dal punto di vista anche tecnico. Poi insomma il mondo è cambiato negli ultimi 20 anni, questo è chiaro. Credo che bisogna capire esattamente, adesso penso che lo vedremo presto, quale sarà il piano regolatore del porto, e quindi vedere quando saranno le tipologie che si potranno inserire. E qui di conseguenza quali saranno gli investitori, perché chiaramente là, al di là del contributo statale, diciamo, o comunque dall'ente pubblico, bisogna capire i privati come intendono. Chi sarà disposto, ci sono tantissimi interessi, poi ci sono tantissime idee. Adesso però qualsiasi cosa viene fuori, tutti dicono la portiamo in Porto Vecchio. Di Piazza l'altro giorno aveva detto una cinquantina di investitori pronti. Insomma, no, ma credo, perché sicuramente è un'area molto molto appetibile. Io mi ricordo che eravamo tanti anni fa a fare un giro in Porto Vecchio con Berlusconi addirittura, e mi ricordo le frasi che diceva, no? Ma siete matti, facciamo un'altra Monte Carlo, cosa tenete sta cosa? Poi non ci è riuscito neanche lui, sono passati 20 anni. Adesso per fortuna le cose si stanno muovendo, è chiaro che le procedure sono rapidissime. Speriamo che si velocizzi un po' il tutto, anche per cominciare a fare degli insediamenti, perché quello è dare comunque quell'area alla città, che è importantissima. Per esempio un'idea che io personalmente, ma che avevamo in qualche modo spinto, era quello di creare anche un polo, una zona di interesse di quello che è il nostro mare, no? Quindi portare per esempio l'istituto nautico, trasformarlo in un istituto internazionale collegato a un'esposizione internazionale. Per esempio si potrebbe fare una fiera, tornando sul discorso della fiera, una fiera nautica, ma non come quella di Genova, che è una fiera focalizzata sulle barche a motore sostanzialmente, ma visto la nostra vicinanza barcolana, eccetera, eccetera, fare per esempio una fiera parallela anche in sinergia con quella di Genova per quanto riguarda la nautica a vela. E il progetto Parco del Mare? Adesso il Parco del Mare, allora io sul Parco del Mare ho preso anche delle posizioni, nel senso che l'area dove è previsto adesso il Parco del Mare, secondo me è un'area che doveva venire riqualificata, perché è un peccato lasciarla così. Non ho visto il progetto, non so neanche a che punto è questo progetto. Sicuramente io vedrei a questo che dicevo prima collegato anche un Parco del Mare, quindi creare un'ampia area dedicata proprio al mare, in cui ci potrebbe stare proprio anche il parco, secondo me. Questo poteva essere un'idea interessante. Sull'area prevista diventa un po' stretta, un'idea potrebbe essere quella del Porto Vecchio, però credo, ripeto, non si può portare tutto in Porto Vecchio, no, perché qualsiasi cosa deve andare in Porto Vecchio. Dopo qua bisogna vedere un attimo il progetto nel suo contesto, no? Chiaramente. Chiaro, chiaro. Porto Vecchio può essere uno appunto dei grandi sviluppo di questa città, perché chiaramente non dimentichiamo che una città da 200.000 abitanti, l'unica in realtà vera città del Friuli Venezia Giulia, e però abbiamo un territorio piccolissimo, cioè rispetto, ce l'abbiamo provincia, io mi ricordo quando c'era ancora la provincia, io fra l'altro sono stato per 5 anni in amministrazione provinciale, la più piccola provincia d'Italia, quindi la città si identificava più o meno su quella che è la provincia, no? Quindi sì, non abbiamo la retroterra, non abbiamo tutte queste cose che possono dare sviluppi diversi, no? In realtà tutto il nostro sviluppo poi dal punto di vista territoriale o lo facciamo in altre aree, Goriziano, eccetera, Monfalcone, eccetera, o
ci spingiamo su quello che abbiamo, e Portovecchio è un'area... Poi c'è chi vorrebbe l'area metropolitana, però vabbè, rimaniamo sì, sull'argomento, sì. Però c'è la pubblicità che regna sovrana, e noi dobbiamo assolutamente dare la linea alla pubblicità. Poi di nuovo con Giorgio Cecco, anche con le telefonate e con le mail che stanno arrivando, che sono anche in tema alcune, a fra poco. Molto bene, siamo in compagnia di Giorgio Cecco, progetto FVG a Sveglia Trieste. Vado sulle mail. Buongiorno, sono Luca. Dal momento che il Covid ci ha dimostrato che una città non può vivere di solo turismo, perché non sfruttare l'ennesima opportunità in termini di spazio e collegamenti infrastrutturali offerta dal Porto Vecchio, ne parlavamo prima, e farne il nuovo centro industriale. Insomma, meno alberghi e centri benessere e più industria del futuro, ci scrive Luca. Sicuramente... punto di vista industriale, fino a un certo punto io direi che si può lavorare anche sul discorso artigianale sicuramente e di industria di qualità, questo sicuramente. Manufatturiera, sì. Quindi. Sì, non diciamo ovviamente quella di alta qualità, sicuramente. Non sente, parla solo. Ok, allora, beh sì, poi... Poi leggendo la mail oltretutto che riguarda il basso impatto ambientale che si vorrebbe con la produzione aziendale, casomai qua in Porto Vecchio, questo è il bello della diretta, abbiamo sistemato il microfono di Giorgio Cecco. No, diciamo, che... sicuramente parliamo di un'industria appunto di alta qualità, non andiamo sicuramente a pensare di fare una ferriera in Porto Vecchio, no? Questo è il concetto, è chiaro. Io lo vedrei su un discorso proprio importante anche economico, al di là di quello che parlavo prima, un polo comunque di servizio espositivo, anche di formazione con quell'esito nautico, ma sicuramente da sfruttare anche il discorso economico. Io mi auguro e spero che non si blocchi così pesantemente come magari nella MEI si può pensare tutto il settore turistico, credo che la cosa poi si riprenderà in qualche modo, me lo auguro soprattutto, no? Quindi io non escluderei il discorso turistico assolutamente a Trieste, perché è una città splendida da questo punto di vista ed era veramente, il turismo era veramente in crescita, e questo blocco è stato un danno enorme che però speriamo si riesca a risolvere al più presto. È chiaro che vedo molto meno quello che parlavamo prima, molto meno un discorso residenziale chiaramente, ma più un discorso di altro tipo, sì, di produzione, sì, certo alcune situazioni anche torno a ripetere, anche il discorso che facevo prima di un polo dedicato al mare può essere collegato anche all'attività scientifica e di ricerca, ricerca in qualche modo, che ben si sposa con quello che è l'industria di alta qualità o comunque un'industria di un certo tipo, sicuramente. Certo, certo, sicuramente. Certo. Andiamo al telefono, pronto? Buongiorno Gianluca, sono linea? Buongiorno, prego. Buongiorno a lei, sono Giorgio, buongiorno a lei e al suo ospite. Due cose. Ieri è stato parlato molto dei vostri consiglieri che si prendevano le indennità di trasferta stando a casa, e in due mesi si sono presi 152.000 euro. Vabbè, alla faccia di chi era in cassa integrazione che aspetta ancora quella terza integrazione. Secondo, i banchetti che questa ministra Andralina che vuole fare sembra di autoscontri, sembra che a un mese all'inizio delle scuole non si sa ancora niente come saranno le classi formate, perché a questo punto di un mese penso che non faranno niente. Gli alimentari dovranno rimanere in casa un genitore, altra cassa integrazione, altri posti oro persi. E un'altra cosa, adesso il più piccolo, i lavoratori romeni, serbi, ucraini entrano a Trieste e in Firenze Giulia senza controlli. Va bene, a quel punto non si riesce a controllare. Ma mettiamo a caso che adesso qualcuno di questi ipotesi, speriamo sempre di no, sia abbia il corona o sia contagioso, in questi casi io faccio pagare una multa ai datori di lavoro, perché il datore di lavoro, sapendo che è venuto da fuori dei suoi paesi,
non ha fatto fare la quarantena. Chi risponde ai datori di lavoro, visto che voi non siete, nessuno è capace di fermarli, che risponda ai datori di lavoro. La ringrazio, buon lavoro. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Allora, sintetizziamo un po' l'intervento del telespettatore. Sì, sentiva male. Sì, sì. Allora, ha parlato intanto del problema scuola, no? I ragazzi che a un mese dall'inizio delle lezioni, beh, un mese no, dai, manca un po' di più. Sì. Però insomma. Boh, insomma, qua la scuola è un dramma, dai, veramente. Cioè, mi sembra che arrivano mille notizie, poi mi sembra che di concreto ci sia poco. Comunque non è stato facile far capire bene come organizzarsi. No, però sicuramente no. Posso capire il momento particolare, però ci vogliono delle direttive chiare, ma anche fattibili, no? Adesso ho sentito che accennava al discorso dei banchi, no? Voglio dire, anche quello, insomma, voglio dire, prendi un banco che ha un costo veramente, mi sembra un po' esagerato, in plastica, quindi se partiamo dal discorso ecologico anche mi sembra abbastanza. Quando magari un banco in legno ti costa un terzo di quello là, voglio dire, bisogna puoi fare un po' di ragionamenti un po' diversi, secondo me. Io mi ricordo la battuta, perché non vorrei che spendere soldi, no, quando magari si può gestire le risorse in maniera diversa. Io mi ricordo la battuta che ha fatto il Premier Conte sul quando si parlava ancora di questo aiuto europeo, che adesso vedremo come va a finire, i tempi sono comunque sicuramente lunghi. Una parte la dedicheremo per acquistare un milione di alberi a 1000 euro l'uno. Con 500 euro lo vado io a piantare personalmente l'albero, perché di cosa stiamo parlando? Cioè, un albero, noi lo facciamo come associazione, tu sai che io sono anche coordinatore dell'associazione ecologista, lo facciamo volontariamente e gli alberi che piantiamo sono intorno ai 15 euro, voglio dire, no? Quanto di manodopera ci possiamo mettere? Allora, per arrivare a 1000 euro. Allora, se parliamo di numeri, cerchiamo di non farci ridere dall'Europa, no? Perché quando noi presenteremo un progetto di un milione di alberi, per dire, cosa senza tutto il resto, no? Ma cosa semplice, terra a terra, di un milione di alberi a 1000 euro, già ci fanno ridere. I banchi di scuola a 390 euro... Di un po'... Mi sembra che qua cerchiamo anche di adoperare in maniera oculata queste risorse che spero ci arriveranno, voglio dire. Però torno a ripetere, su queste risorse qua, così poi magari parliamo di altro per carità, arriveranno fra un anno. Nel frattempo cosa facciamo? Cioè, le aziende chiuderanno. Tanti piccoli commercianti, cioè questo deve lavorare il governo adesso, no? Sulla scuola cerchiamo di fare le cose semplici e chiare, no? Non andare a complicare la vita. Cioè, siamo e non possiamo neanche, come all'inizio si pensava, qualcuno aveva pensato, di mettere i ragazzi e i bambini in una bolla di plastica, no? Cerchiamo anche di capire un attimo che bisogna anche vivere questa vita, no? Quindi stare un po', va bene tutte le sicurezze, però cerchiamo di ragionare con un po' di buon senso, no? E poi il riferimento, poi andiamo in pubblicità, il riferimento che ha fatto il telespettatore a tutti questi camion serbi, rumeni, sloveni che guidano per tutti i Balcani rischiando il contagio e poi arrivando qui e portando qui il contagio, il problema badanti, il problema lavoratori aziendali di qualsiasi ditta, di trasporti, penso ad esempio. Insomma, e poi c'è la rotta balcanica che non si spegne mai. Quindi quanto adesso è da attenzionare la situazione? Ma io direi molto in realtà. Diciamo che io leggevo un articolo, adesso non mi ricordo, su comunque un quotidiano nazionale, che praticamente l'80% dei contagi arrivano appunto da stranieri, insomma, dopo che siano lavoratori, che siano magari immigrati, eccetera, il problema è importantissimo. Cioè adesso sostanzialmente abbiamo un fermo, dopo quanto durerà, ovviamente non sono un tecnico, non sono un virologo, quindi non ci capisco un cavolo di queste cose, però vedo quella che è la realtà. Effettivamente c'è un rischio molto molto importante dalle gente che arrivano da altri paesi, perché i controlli che facciamo noi qua evidentemente non ci sono da altre parti. Da questo punto di vista credo abbiamo fatto un lavoro importante, anche per quanto riguarda la nostra regione. Abbiamo visto che siamo riusciti a contenere bene quello che, al di là del problema che è ovvio che era difficilissima risoluzione, che era quella delle case di riposo, perché là bisogna riprendere in mano il comparto intero, secondo me,
Per il resto però è stata gestita bene la situazione. Adesso noi non possiamo rovinare tutto il lavoro fatto per persone che arrivano da altre parti del mondo e riportano il contagio qua, senza nulla togliere il discorso umanitario, per carità, e anche senza nulla togliere il discorso lavoro, perché ci sono comunque delle attività che va benissimo che vadano avanti anche con della manodopera non locale, eccetera, anche se con il bisogno di lavoro che c'è, insomma, bisogna un attimino valutare anche questo. Però io credo che i controlli devono essere sicuramente incrementati. Adesso ho letto ieri, anche questa mattina, mi pare c'è un articolo anche sul giornale quotidiano locale, di un arrivo di altri 100 agenti che poi saranno impiegati, mi pare, nell'area goriziana, a quanto ho esatto, capito. Per però, sai, queste cose non sono sufficienti, no? Non è che, cioè, fra l'altro non puoi mettere schierare 1 milione di soldati sul confine, no? Perché non può funzionare così. Ci sono sicuramente tanti altri mezzi dal punto di vista tecnologico, insomma, perché voglio dire, siamo nel 2020, quindi ci sono, qualcuno ha parlato di droni, altre cose, si possono fare tanti controlli da questo punto di vista. Alla fine, per quanto riguarda poi il discorso immigratorio, l'ho detto più volte, ma deve essere fatto un discorso a livello comunitario, chiaramente non si può pesare sul singolo Stato, che l'Italia poi pesa in maniera particolarmente importante, tutta questa attività. No? Quindi certamente. Il discorso deve essere un attimino allargato a livello comunitario per cercare di fermare il più possibile il flusso. Il flusso dei Balcani c'è sempre stato da tantissimi anni, infatti noi abbiamo seguito a suo tempo, un paio d'anni fa, proprio tutto il percorso, con ritrovando di tutto e di più, e abbiamo anche capito che le forze dell'ordine in questo momento non sono in grado di gestire questa cosa. Sicuramente c'è bisogno di risorse per le forze dell'ordine che mancano. Più volte questo è stato denunciato dal sindacato di polizia, l'abbiamo visto molto spesso, quindi con una richiesta di uomini ma anche di mezzi, no? Chiaramente, perché se no non ci sono le risorse per poi lavorare al meglio, diventa tutto complicato. Abbiamo visto anche, nonostante la buona volontà, la non sempre facile rapporto con gli altri paesi, no? Per esempio, perché magari è successo che ce li mandano qua, ce li lasciano passare, voglio dire, no? Allora stiamo un po' attenti. Qui stiamo aprendo un capitolo veramente ampio dove mi interessa anche stare, però la pubblicità, la pubblicità arriva più della rotta balcanica, a fra poco. E rieccoci di nuovo assieme a Sveglia Trieste. C'è una telefonata in attesa, penso. Vediamo se la recuperiamo. Pronto? Buongiorno. 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 Volevo fare una precisazione per quanto riguarda la ministra dell'istruzione, Azzolina. Sì. Perché vedo sui social, sui giornali, anche sui ospiti, che dicono cose che non corrispondono al vero, perché non ha affermato che i banchi costano 300 euro, che per forza tutti quanti devono adoperare un certo tipo di banco. Quindi leggo testuali parole della ministra Azzolina a riguardo. Mm. Basta allarmismo e fake news. Il giornale La Verità oggi, in prima pagina, sostiene che io voglio pagare i banchi singoli 300 euro. È una notizia assolutamente falsa. Non ho mai detto che pagheremo i banchi innovativi 300 euro, mai, anche perché il prezzo non lo stabiliscono il ministro di turno o i social, ma la gara europea in corso, come giusto che sia. Aggiungo, come ministro non abbiamo imposto nessuna tipologia di banco, ma abbiamo dato alle scuole la possibilità di richiedere i banchi monoposto che preferivano, di tipo più innovativo o anche tradizionale. Il fatto che sia arrivata una richiesta per un totale di 2,4 milioni di banchi mette in evidenza la grande esigenza che c'era di nuovi arredi scolastici. Ci sono scuole dove i banchi non vengono cambiati da tantissimi anni e finalmente lo Stato, per la prima volta, anziché dire ai dirigenti scolastici comprateli voi, si fa carico di questa spesa nell'interesse dei nostri ragazzi. Questo è quello che ha detto la ministra Azzolina.
e volevo solo specificare questo. Buongiorno. Grazie, grazie. Pamela, grazie. Buongiorno. Boh, io credo che, allora io non voglio entrare nel merito troppo dei banchi, perché poi sembra che parliamo, questo sia l'argomento del giorno, no? Però il fatto che ogni giorno la ministra Azzolina deve smentire qualcosa mi fa un po' pensare, no? Nel senso che, cioè, da qualche parte queste notizie sono trafelate, voglio dire, no? Quindi che una deve smentire ogni 5 minuti qualcosa, boh, mi lascia abbastanza perplesso. Io credo che poi il problema, al di là del discorso formazione, istruzione, eccetera, nelle scuole, quello dei banchi sia abbastanza relativo. Abbiamo un sacco di scuole che stanno crollando a pezzi, voglio dire. No? Ma poi pensiamo all'edilizia scolastica, in primis, no? Prima di andare a fare spese, torno a ripetere, prendiamo gli alberi da 15 euro, non da 1 milione, prendiamo i banchi da 100 euro e non da 300 e vediamo di sistemare un po' le scuole, no? Che sono veramente, e non si può caricare sulle amministrazioni locali queste problematiche, perché è un problema di sicurezza importante e l'abbiamo visto nel corso degli anni. Questione non dico scuola, che gli altri governi ha risolto, assolutamente no, però forse è il caso di prendere seriamente in mano questa cosa. La questione scuola, che poi è importante perché è collegata agli impianti anche sportivi che i ragazzi usano nei settori giovanili, certo, che sono alla deriva anche loro, non sanno cosa fare perché non ci sono ancora regole chiarissime per la scuola e tantomeno per le palestre IVI. Sì, ma guarda, lo sport è un altro tasto dolente, lo sport nelle scuole, commentavamo proprio in questi giorni con alcuni dirigenti sportivi. Io fra l'altro sono stato anche per diversi anni vicepresidente del Rugby Trieste e ho anche fatto il dirigente su alcune attività dell'atletica leggera, per cui conosco un po' le problematiche, non le ultime di questi anni, ma sicuramente non sono migliorate. E al di là delle strutture, che qua a Trieste, devo dire la verità, abbiamo un livello molto buono rispetto alle altre città, ma anche perché abbiamo tantissimi sportivi ad ogni livello, da quegli agonisti fino agli amatoriali, che ci sono tantissimi. Però credo che manca, e questo in ambito generale nazionale, una vera politica fra collegamento tra istruzione e sport, perché comunque si fa sempre meno sport nelle scuole. Questo è vero. Noi abbiamo più volte, anche ti dico, quando ero dirigente sportivo, portato dei progetti sportivi nelle scuole e che alcuni amministratori pubblici, assessori illuminati hanno anche accolto, perché è importantissimo spingere i ragazzi a fare attività sportiva anche in ambito scolastico, perché è comunque una scuola di vita. Certo. Ti insegna a stare in gruppo, ti insegna anche a fare dei sacrifici, comunque è molto importante. E questo negli ultimi anni ho visto si è un po' perso. Io ho due figli ormai grandi, hanno passato l'età scolare, però ho visto la differenza da quando andavo a scuola io, con tutte le difficoltà, dal punto di vista tecnologico, completamente il mondo cambiato, però si faceva sicuramente più attività nell'ambito scolastico rispetto adesso. Adesso se ne fa molto più esternamente, in generale, sono più possibilità, sì, per carità, però secondo me non è da trascurare questo, perché è molto importante. No, è vero, una realtà che forse in altri paesi, in culture anglosassoni, molto più potenziata. La gente si salva anche dalla strada, sì, perché chi va male a scuola, esatto, magari va bene nello, esatto, sport. Ma guarda, io mi ricordo che avevamo molti ragazzi anche nelle attività che facevamo appunto con il rugby, eccetera, che è uno sport di contatto, anche duro, ragazzi che avevano dei problemi, anche familiari, eccetera, e che è stato di grande aiuto fare lo sport. Eh sì, a volte può essere davvero un salvagente. Esatto. Andiamo al telefono. Pronto? 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 Pronto, buongiorno. Buongiorno Bruno, prego. Ecco, signor Palladini, volevo solo toglierne qualche sassolino dalla scarpa, no? Mm. Ecco, volevo dirvi, no? Mi capisco queste telefonate che vi fate, che domanda, eccetera, ed è giusto. Nelle mie partecipazioni a Tele4 ho sempre esposto la mia idea, ho cercato di dare una documentazione, magari a farina, di quel che mi posso trovare documentato, no, nella storia, nel questo, nel quell'altro, eccetera, cioè cercando di documentarmi per quel poco che posso. E quindi ho fornito delle... Pronto?
La sento, io la sento. Ecco, perché volevo praticamente portare un apporto costruttivo su certi dati di fatto. Ora, parliamo un momentino in generale, no? E sono stato attaccato, no? Bruno telefona sempre, Bruno dice sempre quel, Bruno fa, ma mi hanno detto che questo problema per me è importantissimo, perché adesso il territorio libero di Trieste è un problema mondiale, non c'è, extra Europa, extra UE, è un problema mondiale, punto e basta, come che capito Patuanelli, noi Trieste è l'ombelico del mondo, è tradotto in Trieste il bunigolo del mondo, punto. Ma volevo su questo, cosa fa telefonato, come mai il telefono, come mai? Allora volevo dire, nel mondo esisti gli ignoranti, sì. che abbiamo visto che l'abbandono scolastico nelle scuole italiane, che abbiamo poi il chi che ha studiato, che degli analfabeti del ritorno, e dopo praticamente più che si guarda, più che si leggi, più ignoranti si capisce che se è, perché non si può saper tutto. E me mi ascrivo anche tra questi, perché tra gli ignoranti che cerca di documentarsi. Però tra gli ignoranti esiste ignoranti intelligenti, che capisci che non sa e si documenta e cerca di documentarsi o cerca spiegazioni. E invece dopo c'è gli ignoranti grembani, no? Che sa di non sapere, che non è in condizioni di sapere, e questi diventa cattivi e non avendo argomentazioni passa a insulti personali, no? Come l'altro giorno una signora telefona, Bruno parla di diritti e di doveri. Ma sì, Bruno, l'ho difesa io quel giorno, dai, ci siamo. Lei può dire, telefonare e raccontare quello che vuole, perché noi facciamo parlare chiunque. Ora però dai, chiudiamola qui, insomma. Grazie Bruno, buongiorno. Eh beh, insomma, no, voi sì, giustamente noi siamo Tele 4 è la più democratica di tutte, no? Perché sì, cerca sì, di far parlare tutti quanti, poi se tra telespettatori ci sono battibecchi. Sì, boh, comunque, insomma, chiaramente allora, il discorso, cioè Bruno, è chiaro che non si finisce mai di imparare, no? Qualsiasi età, no? Questo è chiaro, quindi posso fare solo questa battuta. No, ma poi Bruno ha fatto bene anche a intervenire, perché ovviamente poi lui si è sentito preso d'assalto l'altro giorno in cui in realtà due, tre dai avevano chiamato dicendola loro, anche loro, e poi io ho buttato un bel secchio d'acqua sulle fiamme, ma dicendo Poi sai, se no la trasmissione così aperta a tutti, ma poi insomma è una trasmissione di servizio, no? Alla fine, no? Perché assolutamente, anzi ci arriva proprio una mail indirizzata a quello che dicevamo poc'anzi, mancano le palestre, le strutture scolastiche sono inadeguate ad un corretto svolgimento dello sport, ovvio che vengono utilizzate in mancanza d'altro, impegnatevi per far ripartire lo sport giovanile, è importante come la scuola, ce lo dice Alex, che è esattamente sulla linea d'onda, no? Di quello che... Ecco, sì sì, no, ma torno a ripetere, è sicuramente importante proprio per la formazione dei nostri ragazzi, insomma, assolutamente. Cioè si sposa bene, no? Sì. Io fra l'altro dopo batto un po' sempre sul tasto anche ecologista, no? Però noi facciamo anche delle manifestazioni collegate alle attività sportive, perché tutta questa cosa, no? Formazione, sport, ambiente, sono dei binomi e dei trinomi che stanno bene assieme, no? Sì. Perché una tipologia aiuta l'altra, no? E tutto serve per formare anche i giovani da questo punto di vista, no? Infatti io credo che al di là del discorso che adesso sembra ritorni l'educazione civica nelle scuole, io punterei anche sull'educazione ambientale, che sì, dovrebbe essere ricompresa nell'educazione civica, che no, devo dire la verità, per quanto ho seguito nel discorso delle scuole, per esempio elementari o anche negli asili, le maestre sono bravissime da questo punto di vista, poi un po' si perde soprattutto nelle superiori perché gli interessi sono altri, quindi credo che anche là, noi abbiamo fatto anche degli interventi nelle scuole da questo punto di vista, io credo che sia importante spingere anche per quelle che non è più la scuola d'obbligo da questo punto di vista, perché poi i ragazzi recepiscono queste cose molto sì, bene, molto bene, anche poi farli partecipi di quali sono le iniziative a livello ambientale, sportivo eccetera, credo che questo sia un percorso che dobbiamo in qualche modo, per quanto
in alcuni ambiti è seguito, spingere molto di più secondo me. Cioè, però ci sono strutture. Allora, se abbiamo le scuole che vanno a pezzi, figuriamoci le palestre delle scuole, non è che siano. No, adesso no, certo. Si parlava in questo periodo ovviamente di emergenza di fare in alcune palestre, di fare le aule scolastiche per le distanze, però andiamo a penalizzare questa attività. Quindi sì. Ecco, è una situazione difficile. Secondo me lavorare sull'edilizia scolastica, per esempio, mettere un po' di risorse sull'edilizia scolastica, credo che adesso per esempio vedremo come andrà a finire questo discorso, questo progetto del polo scolastico previsto in via Rossetti, per esempio all'ex caserme, quello è un'idea che parte da lontano, io mi ricordo appunto quando ero in provincia, quella volta era l'attuale assessore all'ambiente, era presidente della provincia, Scocimarro, più volte avevamo parlato con lui e con gli assessori di spingere. Quella volta c'era ancora, ovviamente, non c'era più la caserma, però era comunque in qualche modo bloccata da questo punto di vista dal Ministero. Adesso che la cosa si sta sbloccando, ecco, quello può essere un'idea a lunga scadenza molto interessante da riportare avanti, e anche perché là si possono fare le strutture sportive collegate anche interessanti. Sì, per gli spazi predisposti sembra che ci siano. L'area è vasta. Esatto. Sì, 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 sì. E allora facciamo così: ultima telefonata a sto punto per Giorgio Cecco e rispondiamo e poi chiudiamo. Pronto? Pronto? Pronto, sì. Buongiorno. Buongiorno, prego signora. Buongiorno. Non si sente tanto bene però. Parli con me al telefono, signora, non alla televisione. Buongiorno. Ah, buongiorno, sì. Spenga il televisore, parli solo al telefono. Sì, ecco. Allora, io avrei un parere da esporre, perché tutti parlano dei migranti che arrivano a Frotte e... Io la penso che se non rimandano indietro un pochi, tutti avranno il piacere di arrivare qua, essere accolti ed intrattati, no? E quindi è un programma che non si può eliminare così alla svelta, solo con il dire, bisogna col fare forse più di tutto. E dopo un'altra cosa per me, quello spot che fanno lì sui guanti e le mascherine, non è per niente piacevole, diciamo, nell'esporre malfatto di quelli che buttano le cose dove capita. È un problema di inciviltà, assolutamente. Grazie signora, buongiorno. Allora, migranti e questione smaltimento, sì, no, guanti e mascherine. Sentiva male, cioè migranti in che senso? Dice? Ma che anziché dire non è che esiste da poco tempo questo problema. No, ma parlavamo quindi, prima. Anziché dire più che altro bisogna fare, anziché parlare bisogna fare. Quindi... No, ma sì, dico sicuramente... 100 militari in più possono essere utili, questo commentavamo prima, serve qualcosa di un po' più importante, no? Ma dal punto di vista strutturato, torno a ripetere, anche a livello comunitario, no? Perché qua non si può pensare di risolvere con 100 militari il problema dei migranti, è assurdo, comunque creare un sistema per cui in qualche modo si allenti questa morsa della rotta balcanica che da troppi anni va avanti e che adesso ha un rischio in più, che è quello appunto del Covid, che prima non c'era. Quindi credo che qua bisogna fare un ragionamento molto, molto, molto più ampio e sicuramente non mollare la guardia, questo è chiaro. Non si può perché, torno a ripetere, al di là dell'atto umanitario, anche perché c'è un po' da distinguere qual è il problema umanitario e qual è invece il problema di altro tipo, no? Perché qua si parla spesso di migranti economici piuttosto di migranti che hanno necessità. Io con la mia famiglia facciamo volontariato da tanto tempo anche in ambito sociale e sappiamo spesso qual è la differenza, perché quando ti arriva una famiglia
con i bambini piccoli, eccetera, in difficoltà, è chiaro che è un discorso. Ti arrivano questi giovanotti belli ai tanti, che magari anche a volte, purtroppo succede, anche arroganti, la cosa un po' cambia, no? Il rapporto cambia, no? Quindi secondo me bisognerebbe anche fare, capire un attimo chi stiamo accogliendo, chi stiamo aiutando. Quindi, no? Definire meglio. Sì, definire un po' meglio. Qua è difficilissimo perché i controlli sono quasi impossibili da questo punto di vista. Ultimissimo flash per te, Giorgio, ma solamente perché siamo in tema anche con le altre, con la questione che portavi avanti tu degli sport, no? Sì. Bisogna organizzare tornei come in altre città italiane per far arrivare ragazzi da tutta Italia, un bene per la città e per i ragazzi che si confrontano. Quindi più manifestazioni, più contesti dove si promuove la gioventù, no? Sportiva, certo, cittadina. Certo. E poi, sempre la stessa persona, Alex, dice campi all'aperto come in Slovenia e Croazia. Allora, è chiaro che all'aperto il problema è minore rispetto alle palestre chiuse, no? per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, no? Ma ci sono tantissimi sport che si possono fare all'aperto, insomma, mm-hmm. chiaramente. Insomma. Ma diciamo sicuramente l'attività in questa stagione, l'attività anche di preparazione atletica all'aperto, credo, per sport che poi saranno fatti in inverno, il problema, ripeto, sarà dopo, capire cosa succederà, soprattutto quando sugli sport che hanno bisogno di ambienti chiusi, di palestre, pallavolo, pallacanestro, tutte queste cose qua, il problema sarà non di poco conto. Quindi noi, non è che noi ci dobbiamo aspettare per forza un'altra ondata adesso in autunno di Covid, auspichiamo di no, però dobbiamo essere in qualche modo preparati, perché poi anche se fai un torneo o una partita anche senza pubblico non è che è la stessa cosa. Già. Anche quello è il problema. Non è solo fare la partita, è anche il pubblico, no? Quindi un settore molto penalizzato da questo punto di vista è proprio, sono soprattutto certe attività sportive. Grazie a Giorgio Cecco di Progetto FVG per essere stato con noi. Buona giornata a tutti. E grazie a voi per averci seguito fino ad ora. Alle 13 riprendiamo la diretta, alle 13.20 il telegiornale, alle 14.05 Tele 4 Estate, via con tutta la nostra programmazione in questa lunga giornata. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento.